Una gioia infinita, il Napoli festeggia con il suo popolo, finalmente al Maradona continuano i festeggiamenti, è chiaro che adesso nello stadio c'è veramente una bolgia, tutta la squadra adesso sta girando sotto le varie curve, De Laurentiis gongola, c'era anche De Luca, Manfredi, ci sono anche la signora Jacqueline, abbiamo visto Luigi De Laurentiis, Edo era giù, ma la cosa più bella è vedere il Maradona che praticamente è pieno di gente dentro e soprattutto fuori, c'è un altro stadio fuori che sta aspettando di vivere in qualche modo, sentendo casomai soltanto le urla di chi c'è dentro. Troppo piccolo questo stadio per questa tifoseria, troppo piccolo questo stadio per un popolo così grande. Io mi auguro che la grande festa, quella del 4 giugno, sia ripresa non solo da DAZN, ma anche da qualche TV, tra virgolette, libera, nel senso che possano vederla tutti. Chi non ha un abbonamento di DAZN, non sono tanti, ma non sono neanche pochi. E intanto stiamo vedendo questa foto dello scudetto che poi vi spiegherò perché così all'incontrario. Devo ringraziare gli amici della Curva B che mi hanno mandato non solo la foto ma mi hanno mandato anche la spiegazione. Come vedete e come scrivo io da un po' di tempo, campioni in Italia, che è la cosa diciamo un po' identitaria di questo scudetto. La pezza, come dire, presa dagli avversari, in questo caso il tricolore, e come vedete la scritta bottino di guerra. E quindi è una situazione, diciamo, veramente incredibile e molto particolare. Io credo che intanto, Davide, mi stavi provando a scrivere qualcosa? Sì, ok, vai. Mandiamo qualche video che abbiamo all'interno, ripeto, che prendiamo dai social, perché non abbiamo possibilità con il nostro editore o con altre persone all'interno dello stadio, sono immagini, ripeto. Intanto anche mi dicono che anche a Piazza 3 Trento c'è bordello anche. Queste sono immagini che arrivano dai social, ripeto, da tanti tifosi che stanno postando sui loro profili la festa che sta andando avanti, che sicuramente io chiedo veramente al presidente De Laurentiis di dare non solo a DAZN, sì, non solo a DAZN, questa era, ecco, vabbè, la foto del 3 a inizio partita, ma io spero e penso che siate tutti d'accordo che bisognerà far vedere a tutto il mondo, non solo mi dispiace per DAZN, DAZN sicuramente ha i diritti delle partite, va bene, di questa festa, di tutto quello che abbiamo vissuto oggi, ma il 3, perché pare che si farà il 3 di giugno, io mi auguro con tutto il cuore che ci sia non solo su DAZN ma anche su altre piattaforme questa festa magnifica, che poi sarà in tutte le piazze, Piazza del Plebiscito, a Scampia, a Piazza Mercato, ancora al Maradona, quindi speriamo di cuore che si possa vedere. Intanto io risaluto il mio parterre ringraziandoli, con me Diego Marino, ciao Diego. Francesco, ciao a tutti. Grazie al mister Bacio Terracino e a Francesco Rabona, ciao Francesco, buonasera, ciao mister. A tutti. Buonasera. Allora, diciamo, vabbè, la partita va un po' in secondo piano. Ci siamo, come dire, un po', abbiamo parlato di tante cose, ci siamo rilassati. Abbiamo provato in tutti i modi a raccontarvi quello che stava succedendo, e quindi devo dire la verità, è stata una grandissima gioia. E praticamente intanto provo a dare istruzioni, ecco, lo sapete. Allora stavo dando istruzioni al nostro tutto live, e quindi niente, dicevo, praticamente c'è grande gioia, abbiamo parlato di tante cose durante la partita, del modulo, di quello dei calciatori, di alcune situazioni, di alcuni momenti. Io credo che abbiamo vissuto veramente tante cose durante la partita, poi il Napoli l'ha anche vinta questa partita, e quindi diciamo che è stato un Napoli che ha fatto divertire anche i 50.000 dello stadio. Lo chiedo prima al mister, poi a tutti voi che siete qui con me.
Sì, indubbiamente c'è stato questa gara che ha fatto divertire tutti. Se vogliamo puntualizzarci un po' su qualcosa, dobbiamo ancora rivedere il discorso dei rigori, che Bravo, sono d'accordo con te, mister. Dobbiamo ormai è rivedere i diventata calci una di rigore. barzelletta Dobbiamo rivedere i questa calci cosa di rigore, dei dobbiamo rigori. rivedere. Io ancora non riesco a capire il criterio qual è, mi piacerebbe saperlo. Vabbè, diciamo che Osimhen tutte e due le volte l'ha voluto vedere lui, l'ha voluto Sì, vedere lui ma no, non è per la. Osimhen. Il problema è chi fa comandare a Osimhen in questo caso, perché in una squadra c'è bisogno del vero rigorista. Il rigorista deve essere unico, si prende le responsabilità nel bene e nel male, anche perché poi ci sono le percentuali. Se tu sbagli un rigore, probabilmente il rigorista altri 4-5 non li sbaglierà. Invece qua categoricamente cambiamo sempre gli uomini e capita sempre che arriva l'errore. Per fortuna ne abbiamo avuti due e il secondo c'è stato il centro di Sì, questo di Osimhen. Osimhen, però è chiaro che diciamo che Osimhen tutte e due le volte, prima ha fermato Zielinski, poi sulla seconda battuta non so chi c'era, forse Kvara, e No, lui è però andato dal capitano e il capitano lo ha tranquillizzato, ma perché per la classifica capocannonieri, ma no? io ho Cioè, trovato convinto questo è il discorso. invece che i rigori fino a fine campionato battono sempre Osimhen. Sì, ma perché. Me lo spero, però non lo deve decidere Osimhen, cioè deve essere una No. cosa già decisa Sì, prima. a fine. Il rigorista che tira le punizioni da destra a sinistra, da sinistra a destra, ci sono i calciatori, calcio Bravo. d'angolo, cioè Anche a fantacalcio si tutto faceva ciò questa che cosa è prima. inattivo si deve Decidere. sapere prima. Prima, Ciao bravo, visto Taurino. comunque. Che partita avete visto? Insomma, è chiaro che la Fiorentina, voglio dire, non ha avuto problemi, No, no, ritmi cioè non ci ha dato ritmi blandi. Ritmi blandi. blandi da ambedue le parti. La Fiorentina continua a perdere le partite quando gioca senza il centravanti vero. Bravo. Tanto sentiamo Sentiamo Napoli i che caroselli? festeggia. Io sento Napoli Sentiamo ancora che festeggiare qualcosa. festeggia, e quindi veramente incredibile, ancora tanta gente, io credo che si festeggerà fino a notte fonda e che sicuramente questa è un'altra giornata di festa come le saranno le prossime. Intanto eccoci finalmente, anche noi stiamo vedendo un po' quello che succede, ve lo racconteremo perché non possiamo farvi vedere le Parlo di immagini. selfie, Parlo di guardate. selfie, intanto guardate qua, cioè noi stiamo vedendo Guardate. adesso cose belle, con Kim che vuole una foto con tutto Lo lo stadio stadio dietro, dietro. ecco la curva dietro, che vuole saltare per Mamma. vedere questa Questi cosa. calciatori, la cosa bella è che sono degli uomini, sembrano degli uomini comuni, no? Come tanti Esatto. tifosi, come se non appartenessero a questo Napoli, perché festeggiano come dei bambini. È bella come cosa, Sono una banda di pazzi è e bella mi come fa cosa. piacere che tanti stranieri che sono arrivati quest'anno già si sono subito ambientati. Kim è quello là che viene, diciamo, dalla parte più lontana, Sì, no? Anche assolutamente. con la lingua non era facile. Io so che lui già Diego, non ti ho sentito parla abbastanza ancora bene. sulla partita. È chiaro che Era un po' impegnato, perciò intanto che diciamo che anche Piazza del si Plebiscito sta si sta riempendo. popolando, quindi anche io tornerò a notte Ma non è che ha fonda. fatto scudetto? No, 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 ma ormai non è che ci non stanno dando svegliateci. quelli che, non, che, Quelli che non abbiamo, che ci hanno c'erano l'hanno rubato, quello che va, ci hanno diciamo così. rubato, tra Quelli che ci hanno virgolette, rubato, vabbè, vabbè. comunque, dai. Diciamo c'è della partita, abbiamo visto che comunque Napoli non è ancora in questa forma Però, smagliante, però posso dire ce una la siamo cosa? giocata. Ce la maggiore l'abbiamo vinto, siamo tutti contenti, no? Però attenzione, senza critiche, No, perché sennò usciamo no, pazzi. Però quando io dicevo che c'era, sì, qualcuno diceva un po' mentale, ora abbiamo vinto lo scudetto, la mentalità è libera, sì, le sulle gambe, mister, che girano gambe, un po' di meno. ma Attenzione, anche noi siamo questi la strani squadra più infortuni. bella quando Anche poi questi giochiamo, ragazzi. Ancora infortuni qualche infortunio. strani di Bravo, questo sono infortunio d'accordo. strano di Lozano, secondo Speriamo che non sia nulla di me, grave, sì, speriamo che non sia è nulla di grave per proprio quando Lozano, ma non in tutti sei i sensi. tonico, allora sai, la gamba non è dura al punto Certo. giusto, track, e ti Però diciamoci potresti. pure che la squadra veniva da 2 o 3 giorni di super stress, Festeggiamenti, festeggiamenti, festeggiamenti. ore piccole, e Certo. ci sta, ci Sì, sta. complimenti Questo secondo sì, me oggi vanno questo a sì. Bollini perché veramente ha fatto una partita
spettacolare senza giocare, però con continuità, quindi è la cosa più importante. Si è fatto trovare immediatamente. Vi è piaciuto Demme? Vi è piaciuto Demme? A me no, non l'ho visto. No, normale, normale. Non l'ho visto. Ma poi chi ha giocato? Ha giocato lui come Lobotka o ha giocato Anguissà? Mister Anguissà ha fatto il regista della squadra. Demme è tornato nel suo vero ruolo naturale, perché l'altra presenza fece lui il metronomo, diciamo, in mezzo al campo. Invece questa volta, perché per me lui è un mediano, è un interno di centrocampo. Però lui a Napoli non ha mai giocato interno. Sempre. Perché il Napoli spesso giocava a due in mezzo al campo. E lui, giocava... Però quando ha giocato a tre, ha giocato sempre come play. Ma come play per me non... Non è un palleggiatore. Un giocatore di serie C, un play di serie C. Come mediano, come interno di centrocampo, un signor giocatore. Cioè Spalletti con il corno sulla N, vedi adesso? Guarda, vedi, eccolo qua. In primo piano abbiamo visto che cosa arriva su quella N. Io vedevo, dice, ma che c'ha? Io non riesco a capire, poi è chiaro. Allora, ringraziamo i tanti tifosi che sono collegati con noi, che giustamente casomai non riescono a vedere da zona, oppure non hanno da zona, oppure vogliono sentire parlare, è chiaro, anche noi che commentiamo e li ringraziamo, tante persone che casomai vivono fuori anche dall'Italia, che in questo momento non hanno il collegamento con DAZN, e quindi li ringraziamo perché ci stanno seguendo in tanti sul canale 77. Adesso proveremo anche noi a farvi vedere un po' di video e un po' di immagini proprio da quello che arriva non solo dal Maradona ma anche da altri posti. Dovrebbe esserci anche la nostra Carmen Cadalto, che ci ha mandato un video, quindi fra poco vediamo. E ragazzi, anche Piazza del Plebiscito si sta popolando, quindi anche questo è spettacolare. Ecco, intanto stiamo vedendo quella che è l'immagine che arrivano da Giuliano con questa bella macchina che è imbandierata, quindi tutte cose simpatiche anche dalle nostre parti. Allora, gioia incontenibile, e questa è la cosa importante, al di là di tutto quello che succede. Questa squadra adesso si è liberata delle preoccupazioni e io dico che deve puntare ad arrivare ai 92 punti, perché quello per me in questo momento ne mancano 9, quindi diciamo che questa vittoria di oggi ci mette sulla strada buona. Si possono fare 9 punti, sì, ma io credo che li faremo. Si devono fare. Credo che li faremo tranquillamente, perché non so, tranne se non troviamo le squadre con la giusta motivazione o che hanno bisogno di punti per salvarsi e faranno la partita della vita, o squadre che devono andare in Champions, poi il resto penso che, diciamo, ce le giochiamo. Quattro partite, 3x4, 12, dovresti vincerle tutte. Vabbè, Monza, Inter, provare, Bologna, Sampdoria. Ci dobbiamo provare, dai, certo, dovresti rimanere nei 92, ci puoi arrivare. Scusa, ti ho interrotto. Niente, avevo concluso. Diciamo che c'è l'Inter, mi sembra, che ha bisogno dei punti, perché deve andare in Champions, deve mantenere i risultati, per cui quella è la partita. C'è Cesare che... Dovrebbe essere al telefono, perché non riusciamo a collegarci anche con le connessioni, non è facile. Intanto al Maradona sta iniziando la festa. Allora, Cesare. E Francesco, vi saluto a tutti, vi chiedo scusa, ma le condizioni qui già erano problematiche, poi mi sarei dovuto collegare un po' con poca luce, per cui vi ringrazio per questa telefonata veloce. Fammi dire solo una cosa, perché parlavate dell'Inter, mi sembra che quella settimana lì, la settimana prima dopo la partita, poi ci sarà la finale di Coppa Italia, quindi anche l'Inter dovrà fare un po' di turnover, dici tu. Non so, bisogna capire se loro veramente crederanno a questa Champions oppure no, ma bisogna vedere un attimo. Per quanto riguarda Francesco, è un'emozione indescrivibile, io veramente non ce la faccio, perdonatemi, un po' di emozione. Ci sta. È anche da parte mia, perché veramente si vedono delle immagini, lo stadio di oggi mi fa ricordare veramente stupendo. Io per questo ho titolato il Napoli festeggia col suo popolo, perché oggi veramente stiamo festeggiando con il popolo partenopeo. Intanto stanno suonando, cantando. Chi canta? Tu, Rabone? Emiliana Cantone e Iovine.
E Juve ne stanno cantando il all'interno. Nuovo pezzo, se non erro c'è pure Decibel Bellini. C'è pure Decibel in questa canzone, sì, ok. Vai. Sì, ti sento, dimmi. Poi magari vi saluto, vi dico soltanto una cosa, Francesco, fammela dire, che dopo tante, tu lo sai, noi ci siamo conosciuti, che io ero uno dei primi critici del presidente De Laurentiis, non mi piacevano gli atteggiamenti, non mi piaceva un po' il modo di condurre la società, ma Francesco, fammela dire tutta, questo scudetto è veramente suo, di tutti i napoletani sicuramente, ma lui veramente ci ha creduto, e facciamo un grande applauso a quest'uomo che veramente ci ha portato questa grande gioia a Napoli. E per questo motivo ti dico, perché lui al fischio finale di Udine ha detto che vuole continuare a vincere. E io me lo auguro, amico mio, dobbiamo giocare fino all'ultimo. Ma lui non è un perdente. Ha detto che certi calciatori saranno sicuramente incedibili. Lasciamo perdere queste voci che ci stanno attaccando da tutte le parti. Perdonatemi che torno sull'argomento, Francesco, però io credo che noi dobbiamo cercare di difendere questa società costruita, diciamo, a livello familiare. Non dietro non ci sono fondi, non ci sono gruppi, non ci sono televisioni, diciamo, media potentati, non c'è tutta questa cosa qui, e quindi noi dobbiamo cercare nel nostro piccolo di non alimentare queste voci. E lo dico a tutti i colleghi che sono anche nostri amici, Francesco, tu lo sai, ne abbiamo parlato oggi pomeriggio, non mi piacciono queste cose, cerchiamo di andare avanti e sperare di non alimentare Clementino, vai. No, queste false voci, per cui io ora vi saluto, vi lascio alla festa, perché sicuramente, però volevo intervenire e vi volevo abbracciare tutti, un abbraccio al grazie, fratello, anche noi abbracciamo te, Cesare, ma un voto a Zelischi lo vuoi dare? Io tu lo sai, Zelischi quando mi ha fatto incazzare, proprio perché, scusate il termine, proprio perché io so la sua forza, la sua tecnica, però devo dire che anche lui quest'anno ci ha messo tanto del suo, e devo fare i complimenti pure a lui. Voto a Zelischi, grazie, io do tutti 10. A tutti, scuso. Okay? Guarda l'emozione, che cosa fa fare? Mamma mia, ti sei fatto prendere un abbraccio forte. Bravissimo. Allora, un abbraccio forte, vi voglio bene, ragazzi. Ragazzi, grazie. Intanto c'è una notizia forte, non ci azzecca il Napoli in questo caso, ma la procura della FIGC ha aperto un'inchiesta di domenica. A seguito di una denuncia. Intanto stiamo vedendo la foto, allora chiedo a Davide di seguire un attimo sempre me per mandare le cose in onda, perché sennò usciamo pazzi, anche perché io non vedo il monitor in questo momento, quindi ti chiedo un attimo, facciala rivedere questa foto, è la foto di De Luca, del presidente De Luca con il governatore, con il sindaco di Napoli, ma anche con l'amico Angelo Pisani, è un po' estemporaneo, un tricolore con dell'azzurro al centro, molto estemporaneo. Ok, poi ritorniamo sulle cose, dopo vediamo i video e le altre cose, però Davide ti prego di aspettarmi. Allora, la procura della FIGC ha aperto un'inchiesta a seguito di una denuncia del guardalinee Pasquale De Meo, che ha al centro i comportamenti del responsabile della CAN A e B, Gianluca Rocchi, e degli arbitri Orsato e Valeri. Questa è una bomba, ragazzi. Per ora la twittata Sportface, assistente De Meo denuncia Rocchi, Orsato e Valeri. Questa è una bomba, ragazzi, è di 10 minuti fa. No, è di un'oretta fa. Ma per cosa? Non l'ho capito, non lo sto capendo neanche io. Terremoto nel... Allora, l'inchiesta della Procura Federale è mossa da due distinte denunce arrivate alla Procura di Chinè. Da un lato quello del Comitato Nazionale dell'AIA, dell'altro dello stesso Rocchi. Ragazzi, questa è forte. Francesco, c'è qua, dice, secondo quanto riportato da Repubblica, al termine di Milan-Empoli, 7 aprile, l'osservatore arbitrale Claudio Puglisi
avrebbe detto davanti al team arbitrale composto da Mercenaro, Modin e De Meo e Rapuano: quest'anno ho sempre fatto gare di B e C e sapete grazie a chi? Grazie agli amici di Torino. Tutto questo da quando ci sono loro, da 2 anni, gli amici di Torino. Vi sembra normale? Il primo assistente pugliese Pasquale De Meo avrebbe informato subito l'organo tecnico Manganelli e allora vicepresidente dell'AIA Baglioni. Inoltre De Meo avrebbe avuto colloqui, secondo la ricostruzione, assai burrascosi con Rocchi, designatore Orsato. Cioè da Torino si va a finire sempre poi ai vertici. Sempre. Sempre. Ragazzi, c'è altra benzina sulla Juve. Altra benzina. Però non è solo sulla Juve, più sugli arbitri. Sportface.it, ci diamo la fonte. Ragazzi, questa è una bomba. È una bomba, è chiaro, adesso noi ci stiamo godendo la festa e tutto quanto, ma è una bomba. Questa è una bomba. C'è anche Valeri? C'è anche perché Valeri. Io leggo Valeri qui. Questa è veramente una bomba. Ragazzi, questa è una bomba. Sì, c'è anche Valeri. Fantastico. Vabbè, vediamo, questo apre altri scenari, ma soprattutto sugli arbitri. Sugli arbitri, ora il più che le Giuseppe squadre. Ghine ha aperto un fascicolo sull'intera vicenda. Quando se ne vengono a prendere? Ma questo noi lo diciamo da tempo in memore, dalla nostra trasmissione su 10 anni che diciamo queste cose, ragazzi. Allora, la festa continua, il Maradona è diventato, la pista d'atletica è un tricolore continuo. Grande scenografia. Grande scenografia, c'è Clementino, prima c'era Emiliano Cantone. Sì, c'era un altro rapper all'intervista adesso. C'è Gollini, all'intervista. Allora, vi voglio dire una cosa, dici vai Franci, poi voglio dire... Dei Juventini. A commentare. Ma chi lo sa perché. Allora, parlato Osimhen, dice: ho parlato con Zielinski, volevo rimediare dopo il primo rigore, cercherò di fare ancora più gol. Dice: ho parlato con Zielinski dopo aver sbagliato il primo rigore, volevo rimediare, una bella sensazione aver segnato, capocannoniere da campione d'Italia, resto focalizzato, cercherò di fare più gol possibili, complimenti a tutti i miei compagni. Osimhen poi mostra la nuova mascherina con lo scudetto e la bandierina nigeriana, rimarrà per sempre, ci sono anche i colori del mio paese, la Nigeria. Vuoi dire qualcosa in italiano? Forza Napoli, sempre. Grande Osimhen. L'ultima volta ha cantato però. L'altra volta ha cantato in italiano e così. Allora, vediamo, ecco, abbiamo anche, diciamo che ci sono... Le notizie stanno rimbalzando, ha parlato Ferrara, dice ok Osi e Kvara, ma è Di Lorenzo il più determinante del Napoli. Facciamo un giro, mister, sei d'accordo? Sì, sì. Oggi specialmente l'ho visto molto sul pezzo, molto presente, ha tolto anche qualche situazione difficile in fase difensiva alla Fiorentina, per cui Ciro... Da grande competente non si è sbagliato. Diciamo da terzino destro, no? È stato lui. Da terzino destro, da grande competente. Aveva altre caratteristiche. Io, a Di Lorenzo, sono 5 anni che difficilmente sbaglia una partita. È uno dei terzini più efficaci, secondo me, a livello europeo. Infatti, la mia stessa opinione ce l'aveva anche Vieri. Nella sua Bobo TV si scontrò con Cassano perché Vieri reputava Di Lorenzo il terzino più forte al mondo, addirittura. Sì, Cassano io credo che oltre all'aspetto diciamo calcistico lui abbia lavorato da capitano sulla mente di tutti i calciatori. Certo. Perché ha, è molto apprezzato. Vedi, anche sì, è calmo lo spogliatoio, il pre-partita, si uniscono tutti. È andato a parlare con Osimhen prima di battere il rigore. Arriva dai campi polverosi come noi. Sa che significa. Allora, partendo da lì, dopo è tutto più facile. Certo. E sei formato come persona. Allora lui affronta questa Serie A da persona di grande esperienza. Bravo. Di vita proprio, di vita. Allora, dalla regia mi dicono che stiamo vedendo un po' di immagini sempre riprese da Facebook, che arrivano da Facebook. Sì, questo video, tra virgolette, dove si vede Clementino, c'era stato anche un piccolo problema di audio, ci dicono dallo stadio, non si era sentito la canzone, credo, proprio di Emiliana Cantone, poi è entrato il rapper Clementino e adesso stiamo vedendo queste immagini. Clementino fa un po' il presentatore, tra virgolette, in questo momento. Comunque dallo schermo stiamo vedendo queste immagini
che ripeto, riprendiamo da Facebook perché è chiaro che ci sono i diritti della di DAZN. Ci dovrebbe essere anche una bella foto che abbiamo ricevuto sempre dallo stadio con la scritta Napule, con il 3 che diventa un po' la E accentata all'incontrario. È veramente molto molto bella questa fotografia che ci dà la sensazione di questo dell'appartenenza. Ecco, poi la canzone di Vino Daniele, Napule, il 3 che ritorna, bellissimo. Avete visto Starace con il 3, sì, che ha preso la... a un certo punto ha preso il 3 e vi è arrivato anche Edoardo Bennato. Sì, Edoardo Bennato, quindi eccola qua, la stiamo vedendo la foto di in questo momento. C'è Edoardo Bennato che è arrivato, noi vi stiamo un po' raccontando qual è la storia, qual è la situazione. Io credo che ci sarà almeno una mezz'oretta di festa, poi dopo è chiaro che i calciatori sono attesi a cena, adesso i calciatori stanno facendo la doccia e poi dopo verranno salutati. Allora, intanto vogliamo rivedere quello scudetto al contrario, spieghiamolo un attimo, intanto sta per iniziare anche la conferenza di Spalletti, quindi dopo la leggiamo. Allora, intanto rimettiamo, eccola qua. Allora, che cosa è questa foto? Come vedete, nella parte superiore c'è scritto bottino di guerra. Allora, nella mentalità ultra, la pezza che è la, diciamo, lo striscione delle squadre avversarie, delle squadre, soprattutto delle squadre avversarie, viene posto nel proprio stadio a testa in giù, come può essere una scritta, può essere, che ne so, un pupazzo, uno struscione, una cosa qualsiasi, viene messa con la testa all'ingiù. L'hanno fatto, per esempio, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado con lo striscione dei Fedain della Roma, e l'hanno posto, poi addirittura loro l'hanno bruciato, vabbè, poi là è stato un po' troppo, però è stato messo così. E lo scudetto è stato messo così, uguale, come un bottino di guerra, cioè preso dall'Italia intera questo scudetto, ed è diventato il nostro bottino, il nostro premio, e è stato messo a testa in giù. Ma poi soprattutto la scritta, che ripeto che il sottoscritto sta usando da un po' di settimane, è così, è campioni in Italia. Questo è fondamentale. Campioni in Italia. Questa è la cosa più bella. Posto, perché devo scrivere campioni. Sì, dovete mettere campioni in Italia. Sta cantando... Come si chiama? Geolier, ragazzi. Ecco, l'amico del mister. Amico tuo, mister? No, non è amico mio. Ah, no, ne parlavo di questo cantante perché io ho un ragazzo di 13 anni e saluto Emanuele, mio figlio, che mi parla sempre di Geolier. Questa volta te lo sei ricordato, l'amico di tuo figlio. Certo. Allora, è stato un problema. Sarebbe stato un grosso problema. Allora, ha parlato Spalletti, oggi era tosta, negli scorsi giorni abbiamo dormito poco, spero di dare spazio a tutti. Dice, quando si parla di gruppo il contributo lo danno tutti, è chiaro che se non li fai giocare qualche volta come loro, come ho fatto io, non li puoi avere tutti in condizione. Noi si viene da un paio di giorni dove non si è praticamente mai dormito, e vedere stasera come hanno lottato è sintomo di mentalità. Provo gioia perché poi è la conferma che la miglior qualità è di donare agli altri la felicità. Quando vedi un amore, un affetto così forte, diventa soddisfazione saper di aver contribuito ad un pezzettino affinché possa esserci questa atmosfera che stiamo vivendo. Sei pronto a ballare? Gli chiedono. Ora diventa facile, non si può dire niente, le situazioni in campo i ragazzi li sviluppano da solo, è stata fatta una buona partita anche oggi, glissa un po'. Poi bisogna studiare sempre per il futuro, dice, perché quando si ferma la curiosità per la conoscenza siamo morti. C'è sempre un altro modo migliore per fare le cose, basta saperlo individuare. Ci sarà l'incontro con De Laurentiis, questo è importante. Lui dice, non ci sono problemi, nel senso che loro avevano questa opzione, l'hanno esercitata, e io li ringrazio per avermi avvertito che l'hanno esercitata. Poi ci sarà il tempo, perché ci sono ancora tante partite ad arrivare a fine campionato. Io facevo un discorso così perché i giornalisti mi chiedevano delle cose che non spettano a loro. Sembra un po' più rientrato il nostro allenatore. Mister,
No, perché fai il no con la testa? No, 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 lui è troppo, una persona troppo intelligente e ha risposto nel miglior modo. No, ma non è scaltrezza, è intelligenza. Che succede? Cioè, si è un po' ridimensionata lui, la... Lui ha detto, no, dobbiamo polemica, finire, no? Ma come sia, è giusto che sia, no? Dobbiamo finire il campionato. Poi, poi parliamo. Ci incontriamo nelle sedi opportune e parliamo di tutto quello che dobbiamo parlare. Però nessuno gli ha chiesto la questione di rigore, eh? No, vediamo se c'è qualcuno in sala stampa che glielo chiederà. Ce l'hanno chiesto già, dice che non spezza, si autogestiscono. Lui dice così, porta questa tesi. Sì, siamo d'accordo. Non la condividiamo noi. Ascoltami, però oggi a risultato raggiunto, e tu hai Osimhen che deve raggiungere degli obiettivi, non puoi ancora ritrovarti in campo a litigare o a confrontarti con altri calciatori. Fai di no, ma questa è una cosa, sì, questa è una cosa che si parlerà. No, però rimaniamo su quella che è la questione. Cioè, è uno Spalletti che accetta di rimanere? Ditemi sì o no, poi facciamo i commenti. Allora, sono persone intelligenti. Il presidente e l'allenatore si confronteranno, si dovranno confrontare a livello economico in primis. Perché è un allenatore che merita di guadagnare. Dammi una percentuale. Il doppio. No, dammi una percentuale di quanto rimane della quanto Spalletti. Per me prima era diventato 50 e 50, no, per me oggi 80%, 80%, 80%. No, Francesco 90. Però dipende dal presidente, perché lui chiede sicuramente, l'allenatore chiede progettualità. Intanto è entrato Gollini, primo giocatore a entrare, diciamo, su quello che è il terreno di gioco, insomma, il primo è Gollini, incredibile, saluta Gollier, perché forse sono anche amici, ecco, rapper insieme. Scusami, Francia. Allora, 90% perché, come ha detto il mister, è una questione di progettualità. Io non la vedo sulla questione economica, ma lui pretenderà dei calciatori che in alcuni reparti sono dei... l'anno prossimo essere scoperti e ci vorranno calciatori importanti per poter fare la differenza, perché nell'ultimo periodo, secondo me, in alcune parti del campo abbiamo fatto molto fatica. No, occorrono 2-3 calciatori importanti. Ne parliamo un attimo. Intanto stiamo vedendo Starace con il 3 della sostituzione a fine partita, che alza la lavagnetta con il numero 3, con Lombardo, che si vede molto strano. Allora, no, Diego, dammi la percentuale. Spalletti rimane al 100%. Io vi dico, sono con il mister 80. Gli do questo margine ancora da vedere. Però in conferenza stampa, e poi fra poco lo leggiamo tutto, Spalletti ha detto un'altra cosa importante. Giuntoli. Aspetterà anche dalla. Giuntoli, aspettate, Giuntoli. Questa è una dichiarazione che fra poco leggerò meglio. Sta già lavorando per la squadra del prossimo anno per essere ancora più forti. Doppia coppia. Ragazzi, questo è importante. Ma ragazzi, ma il nostro presidente... Gli hanno fatto anche la domanda sui rigori, adesso te la leggo. C'ha tutti i difetti, certo. Ma come progetto... Anche se dovesse andare via, Giuntoli, ma lui metterà... O continuerà con il suo gruppo. Allora dice, voi siete maturi, siete adulti, siete grandi, continuate. E sa se il suo gruppo può continuare, no? Perché alla fine sono anche gli emissari che vanno sui campi, vanno a vedere i calciatori. Allora, se lui ha avuto dei rapporti con queste persone, ha fatto di nuovo la squadra, non avrà bisogno forse dire, nemmeno posso di Giuntoli. Posso dire la mia? Allora, Giuntoli, l'unica squadra che potrebbe andare... è solo la Juve, perché Milan, Inter e altre squadre già sono occupate, le caselle, ma Giuntoli dovrebbe lasciare Napoli per andare dove? Una situazione che non si sa se fa la Serie B o Francesco, non ti dimenticare che l'Italia è sempre guardata dall'estero, potrebbe anche andare in una squadra estera, in Premier, cioè nessuno... L'anno prossimo sicuramente, ma quest'anno ancora no. Perfetto. No, ma infatti, allora intanto... Diciamo che Gollini è uscito soltanto per salutare il rapper, ma credo che poi, ripeto, ci sarà un cerimoniale ben preciso. Intanto, Diego, vuoi leggere un po' di messaggi in modo che poi leggiamo tutta la conferenza di Spalletti negli spogliatoi, anche per capire cosa ha detto. Gli hanno fatto anche la domanda
sul calcio, sui calci di rigore e quant'altro. Dai, allora, che c'hai, cioè, qualche Giuseppe messaggio? Giuseppe Pasquale dai. Dice: quello che abbiamo visto oggi è stata anche una bellissima giornata di correttezza sportiva con l'accoglienza in campo da parte dei giocatori viola. A unico ne ho bisogna trovare un bravo rigorista, ma è come volete trovare il pelo nell'uovo. Diciamo, certo, assolutamente. C'è Salvo che dice: direttore, siamo campioni d'Italia. Che bello, dell'Italia, ragazzi, campioni dell'Italia. Bravo, bravissimo. Abbiamo stravinto le squadre blasonate dell'Alta Italia. Viva Napoli, viva Catania. Quindi bravo, Catania, salutiamo gli amici di Catania. Bravo, salutiamo gli amici di Catania. Fabio dice: Demme è un mediano, non può fare minimamente il play. E sono d'accordo. Siamo d'accordo anche con Mister, Fabio. Lo diceva prima. Per me tutto bene, ma va salutato. Chiudere anche il ciclo dei vari Lozano, Mario Rui e Zielinski con Berezinski, che francamente non è da Napoli. Vabbè, da tenere tutti gli altri, vabbè, questo poi vediamo. C'è Luigi che dice: grande Napoli, vince una partita difficile, la prima vittoria post scudetto, onore alla nostra squadra e anche alla Fiorentina per il comportamento in campo. Vabbè, allora forse ritorna a Zanoli, no? Ma rientra Zanoli perché Berezinski non ha stupito, tra virgolette, no, mister Francesco? Non ha giocato neanche lui. Lì è stata fatta più la scelta tecnica, quella di mandare via a giocare Zanoli, che loro ci puntano tanto, e prendere un calciatore che non aveva pretese. Ha detto: vieni qua, vieni a vincere lo scudetto, però se ti capita... ma anche un calciatore di esperienza, con tante presenze in Serie A, che... nell'eventualità il nostro capitano si poteva far male, allora tu avevi un giocatore già esperto della categoria. Per carità, non è che è un giocatore che ha vinto scudetti, compagnia cantata, però l'altro ragazzo Zanioli forse l'allenatore non credeva ancora in no me. Invece lui ha io fatto... credo che l'abbia voluto far giocare ma sta giocando a Genoa sì anche bene, guarda, sta giocando e ce l'ho in fantacalcio e prende sempre voti posso dire che ha fatto un gol e due assist. Non è un giocatore che a me mi esalta, però è molto giovane, a me personalmente non mi esalta, però con la Sampdoria ha fatto bene finalmente. Intanto mi arrivano notizie dallo stadio che, insomma, sì, la festa è bella ma un po' fuori contesto. Lo stadio vorrebbe già i calciatori, è chiaro, vorrebbe i calciatori, la piazza intanto impazza. Noi vediamo se con l'aiuto di Davide riusciamo a collegarci con Local Time, che segue un po' sempre tutti gli eventi e tutto quanto. Noi li citiamo tra virgolette e vediamo se riusciamo a ogni tanto a mettere un po' di immagini, soprattutto perché ci sono bei momenti non solo all'interno dello stadio ma anche fuori. Sentiamo le trombette qui a Giugliano, ragazzi. Allora, volevo dare la notizia su Osimhen, quello che dicevamo prima. Perché Osimhen è diventato il miglior marcatore africano della storia della Serie A. Questo è importante. Con il gol di Napoli Fiorentina è salito a quota 47, al secondo posto, come diceva il mister prima, George Weah con 46. Quindi questo gol, cioè lui forse voleva segnare anche a tutti i costi. Quindi ha battuto un bellissimo record. Comunque stiamo parlando di George Weah, non è uno... uno dei fenomeni degli anni 90. Allora, vogliamo leggere Spalletti? Cominciamo a leggere Spalletti. Allora, spesso l'abbiamo detto, dobbiamo rendere felici i nostri tifosi. Oggi tocchiamo con mano questa gioia, sapere che si è contribuito a generare questa felicità. Poi dice che c'era una bandiera, tra virgolette, dedicata a lui. Io non l'ho vista, però lui dice: cercherò di vedere chi l'ha fatta e cercherò di comprare la bandiera di Spalletti, la voglio comprare, ha detto. Allora, l'abbiamo vista io e Gennaro domenica scorsa in curva B, che è spuntata questa bandiera con la faccia, sai, tipo quella di Bud Spencer, però quella di Spalletti. Allora lungomare da Local Time, Piazza Pebiscito, pure è una festa, lo stadio è una festa, però ci dovrebbe essere c'è anche fuori grotta. Facciamolo vedere, ripeto, ringraziamo Local Time che lo sta facendo. Noi li proiettiamo, li salutiamo perché è bellissimo. Adesso stiamo facendo vedere anche un po', ecco, ce l'hai la bandiera, casomai la vediamo. Intanto dicono che sul lungomare ci sta tanta gente anche lì. Chiedo a Davide se ci sta facendo vedere Local Time, vediamo un attimo anche noi, perché purtroppo se no non riusciamo a coordinarci. Chiedo alla regia di aiutarmi, perché stiamo facendo vedere così. Sì, abbiamo Local Time, da dove?
fuori grotta, local time da fuori grotta in questo momento. Ok, allora bene così, sono immagini, ripeto, di local time che stiamo irradiando noi su Teleclub, ringraziamoli. Local team, grazie anche a Daniele Maisto e a Davide che mi danno giustamente questa cosa. Allora, intanto arrivano anche un po' di fischi per il sindaco, mi dicono dallo stadio, vabbè, però queste cose non le farei, dai ragazzi, mannaggia. Pensiamo a domani. Sì, dai, pensiamo a noi. Però intanto, diciamo, questo sindaco potrebbe creare un po' di empatia con la città. È impossibile perché è Juventina. vedi iniziassi a cambiare prima scuola del cuore, bravo. Intanto vedo che farà un regalo, che cos'è? Non lo so, sembra una sorta il coraggio di dei bambini. Disco d'oro, disco di platino per lui. Allora, sì, l'ultimo album di Geolier praticamente. C'è anche il coro Chi non salta Juventino, intanto. Allora chiedo aiuto a lui è saltato? Non lo so, no, intanto gli stanno dando sì, le cose. Grazie regia che ci stai facendo vedere anche dietro alle nostre spalle il video wall, come lo chiamo io. Ma dove siamo qua? Fuori grotta? Ecco, verso fuori grotta. Ricordiamo local team in diretta, stiamo prendendo un po' di... Ma secondo te ogni giornata in casa succederà questo? Sì. Io ho paura di sì. C'è l'Inter e poi c'è l'ultimo con... Lungomare, grazie. La Fontana Ungaccesa, il tricolore. Sì, dove? Prima. Non l'ho vista. Bello. Queste sono immagini che vi stiamo... Posso salutare un amico? Vai, tutto live. Poi voglio continuare a leggervi Spalletti mentre mettiamo queste immagini, vai. Prima che lo dimentichi, voglio salutare un amico fraterno, Luigi Chianese, da Parete, purtroppo è milanista, però... Ecco, lo saluti perché è milanista. Vabbè, di milanisti pure ne conosco, però... Ma voglio vedere che fanno i milanisti, vabbè, vediamo. Mi auguro che cambi... Come sta? Ho letto che ha avuto un problema, insomma, abbastanza serio. Allora, come si riparte con lo scudetto? I presupposti sono questi, di una squadra forte. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare il nostro calcio, nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Giuntoli già sta lavorando sulla squadra per anticipare i tempi. Ci vogliono confronti all'interno, dove ognuno dice quello che pensa e si va a provare a fare una squadra ancora più forte. Poi sui rigori, Osimhen ha dimostrato di avere grande personalità. Non dimentichiamo che è giovane e può subire sbalzi di umore. Ha avuto il coraggio di andare a tirare il rigore. Lo si era detto nello spogliatoio, perché lui deve vincere la classifica dei cannonieri. Vedi? A questo punto, a parte questo, lui li sa battere i calci di rigore. No, allora l'audio non lo mettiamo, rimaniamo ancora su quello che è un po' la festa, ringraziando sempre. Sta parlando Decibel con il grande Paolo Sorrentino, e adesso mi dicono dal San Paolo, il nostro editore che è lì, che sta seguendo tutta la festa, mi dice che grandi applausi per Sorrentino, e questo, di questo siamo Giuntoli contenti. Giuntoli deve fare un miracolo, quella dell'eccezione. Poi ne parliamo. Questo della parliamo. Si è esposto. Io penso che queste settimane parleremo di tante cose. Adesso, come ha detto Cesare, il titolo di domani è giù le mani da questo Napoli. Però poi è chiaro, lo dico a Francesco, lo dico a Diego, al mister, è chiaro che poi bisognerà parlare di questo futuro, perché il futuro poi è imminente, voglio dire. È la prima cosa, e infatti la società, è vero che ha fatto il presidente il tweet al Twitter a Spalletti e tutto, però poi dopo pochi giorni si è morso con gli uomini di mercato, per cui sono dei forti segnali anche per il mister, per dire: guarda, qui non stiamo a pettinare le bambole. Ma stiamo a progettare. Ragazzi, guardate questa immagine col Vesuvio, veramente bellissima. Intanto al Maradona. Allora, al Maradona stanno proiettando Troisi, ho visto Totò, ho visto, credo, Eduardo. Qua dovrebbe essere la scena, non dimentichiamoci. Ormai si è aperta la festa di Pietigrutta. Mancano solo i cantanti. Credo che lì sia il plebiscito, e vedo Totò ancora in varie occasioni, varie frasi storiche, ragazzi, ma veramente
Eccolo qua, ha detto adesso, vedi, non dimentichiamo l'acqua e esatto. La famosa frase a Gianni Minà. Allora, intanto Lozano ha preso una bella botta e dice va valutato. Altra cosa importante, io credo che qui si sia arrabbiato il mister. Tanto stiamo vedendo. Piazza il plebiscito, piazza il plebiscito. Piazza il plebiscito. Allora, ha detto una cosa importante, ma quale dialogo? Quando si è interrotto? C'è sempre stato dialogo, mi hanno chiesto del contratto, io li ringrazio perché hanno esercitato il rinnovo del contratto. Non stiamo facendo il processo di quando è arrivata questa comunicazione. È andata così, da un punto di vista mio, penso sempre che ci si debba parlare per andare a creare quello che può essere importante per il Napoli. Certo. Cioè, quindi vedi quello che dicevi tu. Sì, sì, bisogna parlare. E trovare i giusti accordi, ma sono persone non intelligenti, di più abbiamo un allenatore che per me ha un'intelligenza prestata al, io dico sempre un'intelligenza prestata al calcio, e dall'altra parte trova un presidente che è un uomo di aperto, no? Tanto fuochi d'artificio al Maradona, è uscito il presidente, è uscito il presidente che adesso va al centro di questa N che è stata tra virgolette messa all'ingresso proprio del Prato, Paolo Sorrentino e soprattutto il presidente in questo momento, mentre alle nostre spalle ci sono ancora le immagini di Piazza del Plebiscito, ma ragazzi la festa è anche fuori al Maradona. Sì, sì, sì. Vedo fuochi d'artificio, vedo fumogeni, vedo gente punto della città. Da tutte le parti. Però abbiamo notato una camminata diversa di De Laurentiis. è così. Intanto voglio salutare l'amico Marco Mennillo, che ringrazio. E che praticamente che l'aspettavamo qua, e quindi grazie soprattutto a lui. E allora io voglio intanto, non lo so, voglio capire, è chiaro che adesso poi vedremo che cosa succede in questo momento in diretta, però la festa è al Maradona ma è anche fuori, ma è anche qui. E anche qui io sento Blackson, televisivamente riescono a sentire o è difficile? Non credo. Lo so, io penso di no, non ve lo saprei dire com'è la situazione, quindi in questo momento si sta vivendo una gioia immensa, una gioia fantastica, la gente sta fuori, in questo momento si sta vivendo tutto quello che è l'importanza, no, di questo momento. È chiaro che noi non possiamo trasmettere queste immagini, lo sapete, purtroppo. Però è la festa è lì, però la festa bel è gioco giro. Di luce, c'è un gioco di luci, insomma si sta raccontando tutto, e quindi in questo momento si stanno vedendo le cose. Allora mi dicono che De Laurentiis ha dedicato lo scudetto ai tifosi e soprattutto ha chiamato anche Edo. Tanti applausi per De Laurentiis, e quindi chissà se questo striscione c'era anche un po' di tempo fa. Allora, dovremmo avere Gennaro. Dai. Gennaro, ci sei? Sì, ci sono, mi sento e ti vedo. Sei al telefono o sei video? Ah, sei giù. Allora, eccoti qua. Allora andiamo da Gennaro Delena. Jenny, allora raccontami quello che sta succedendo. Niente, sta succedendo che insomma il presidente adesso sta parlando mentre io sono qui all'esterno, l'avete detto, ha passato adesso la palla nuovamente a Decibel Bellini. Una splendida festa, ho incrociato alcuni colleghi, insomma, che hanno assistito alla conferenza stampa di Luciano Spalletti e che ha detto che Giuntoli sta lavorando alacremente per rinforzare la squadra per la prossima stagione, quindi possiamo dire a tutti gli effetti con certezza che Giuntoli non si muoverà almeno a sentire le parole del mister, così come ha detto i dirigenti che ha fatto Napoli per far sì che nella prossima stagione la squadra e il gruppo siano ancora più forti. Mi paiono parole in entrambi i casi positive, insomma, e per la permanenza del direttore sportivo e anche la permanenza del vice, che mi ha messo molto molto stretto.
Allora io chiedo alla regia di alzare un po' Gennaro perché lo sentiamo molto molto basso. Intanto chiediamo, ringraziamo Local Team, non mettiamo altre immagini perché sono di diritti, sono diritti loro e quindi le abbiamo subito tolte. Ringraziamo assolutamente Local Team, non possiamo poi andare avanti, quindi li ringraziamo per quelli, abbiamo preso qualche frame di qualche secondo, ma è chiaro che ci sono dei diritti e quindi li abbiamo assolutamente ringraziati più di una volta, abbiamo citato la loro presenza e quindi non assolutamente non li possiamo utilizzare. Scusami, è appena passato Paolo Cannavaro, col motorino è fantastico. Allora Jenny, un'altra domanda, la partita è andata in secondo piano, abbiamo letto le dichiarazioni di Giuntoli, intanto sta entrando Giuntoli, te lo dico io, sullo stadio perché non possiamo far vedere le immagini, ma sta entrando Giuntoli adesso nello stadio, grandi applausi per lui. Però abbiamo letto le parole di Spalletti e ne stavamo parlando qui col mister, sì. E assolutamente abbiamo detto sono parole che vanno a, come dire, evidentemente, sì, evidentemente non mi sentivate prima, sì, sì. Spalletti si è espresso in maniera molto chiara, netta, dicendo che gli è sfuggito, in realtà non gli è stato chiesto di Giuntoli, però gli è sfuggito il fatto che Giuntoli stia lavorando alacremente per rinforzare la squadra per la prossima stagione, così come lui lavorerà per mantenere l'unità di intenti che ha consentito a Napoli in questa stagione di aggiudicarsi il titolo con largo anticipo, e quindi mi sembrano due messaggi che vanno nella giusta direzione della permanenza di entrambi. Insomma, il clima pare molto molto sereno, anche abbiamo anche incrociato il presidente Aurelio De Laurentiis poco fa, è apparso sorridente, raggiante, ha anche salutato in maniera molto simpatica, quindi il clima sembra molto molto disteso, è chiaro dopo il successo, ma anche in chiave futura sembrerebbe la strada tracciata per una permanenza un po' di tutti. E questo ce l'auguriamo. Jenny, una battuta sulla partita, come l'hai vista, che Napoli hai visto, se vuoi raccontarci il tuo giudizio, sì. Dai. A me Napoli ha meravigliato in positivo, nel senso che mi aspettavo una partita un po' più dimessa, un po' più rilassata, invece soprattutto nella ripresa dopo gli innesti di Lobotka che si è subito procurato il rigore, poi fallita da Osimhen e successivamente anche di Kvaratskhelia, purtroppo per l'infortunio di Lozano una botta intensa per lui, una contusione abbastanza importante, sarà sottoposto poi agli accertamenti del caso per valutare le sue condizioni complessivamente, e durante i festeggiamenti è stato portato alternativamente sulle spalle prima da Meret e poi da Gollini, proprio perché faceva fatica a poggiare la caviglia destra a terra. Detto questo, ti dicevo del Napoli che a me ha impressionato favorevolmente, me lo aspettavo un po' più rilassato, invece soprattutto nella ripresa ha spinto forte per cercare un successo davanti al suo pubblico, un successo che in casa in realtà mancava da un po' di gare, e quindi evidentemente gli uomini di Spalletti ci tenevano, così come Osimhen ci teneva ad ampliare il margine di distanza nella classifica cannonieri con Lautaro Martinez. Il solito Napoli che ha provato a fare la gara e la ripresa ci è riuscito, e niente, bella prestazione, bella vittoria, a suggello di una stagione straordinaria. Va bene, va bene. Jenny, io non so se tu stai ancora vedendo all'interno la festa dallo stadio, oppure penso che rimani ancora a vedere un po' la festa, anche se mi dicevano che sono arrivate bordate di fischi all'interno, cioè un po' per Manfredi, un po' perché non si sentiva l'audio, un po' di tutto, insomma, è successo. Fino a quando sono stato su, l'audio era perfetto, anzi era fin troppo sparato, sai, insomma, come gli altoparlanti di Maradona, un tempo allora, molto flebili, molto deboli, adesso invece sono degni di una discoteca di Ibiza. E sai, non ho sentito particolari problemi da questo punto di vista, più che altro sto valutando l'idea di andarmi via in modo tale da non essere, in realtà non ritrovarmi poi nel mare, caos, vediamo, nel mare magnum, sì. intanto ci sono i fuochi d'artificio. E intanto la Fiorentina, aspetta che mi è caduto l'auricolare. Gennaro, vabbè, vado. Non ci sente, no? Non credo ci senta adesso, non credo ci senta, vediamo.
Vediamo se riesce. Vai, vai, prova a riprenderla, prova a riprenderla. Intanto è entrato, chi è entrato? Micheli? Eccolo, eccolo, eccolo. Datemi un attimo. No, dicevi? Abbiamo perso Jenny. Vediamo se lo riusciamo a... No, dicevo, c'è la Grecia, sta abbandonando lo stadio, ecco. Vi mostro le immagini, se ci riesco. Ecco, facci vedere. Ah, ecco qua, questo è il bus della Fiorentina che dovrà tornare, sarà nel traffico più totale, ragazzi. Quando tornano questi qui? Stanno andando via alla chetichella, abbiamo scambiato con l'ambatrano. Non lo sentiamo benissimo Gennaro, però ci sta facendo vedere questa immagine. È chiaro che la festa è fuori. Vediamo se Jenny riesce a riprendersi. Intanto chi sta parlando? Io non riesco a vedere, ragazzi, scusatemi, ma è nel buio più totale. Non so chi è. Intanto vediamo se recuperiamo anche Jenny. Stanno entrando, non lo so. Intanto... Micheli Mantovani, ok. Jenny, ci sei? Caduto Jenny, vediamo se lo riusciamo a recuperare. È chiaro che la festa, guardate, noi non vi possiamo mostrare quello che sta succedendo, ma la festa è fuori. Sì, insomma, i fuochi d'artificio, i fumogeni, intanto sta entrando tutto lo staff, Decibel ha chiamato un po' tutto lo staff. Io penso che il momento più bello sarà quello del intanto chiedo a... ecco, queste sono nostre? Sì. Ok, sono nostre. Ecco Jenny. Jenny! No, ricollegati Jenny. E allora, queste sono immagini nostre, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, perché abbiamo ringraziato Local Time, perché abbiamo preso dei frame, però poi non vorrei... Allora, questa è... Una camera? Ok, immagini senza copyright, benissimo, e grazie questa è una webcam che è puntata su Piazza del Plebiscito, quindi queste sono immagini nostre, diciamo, che possiamo farvi vedere, e quindi in questo momento si stanno vedendo che Piazza del Plebiscito non è pienissima, ma c'è gente, certo. C'è gente perché vuole festeggiare. Ma... all'esterno del Maradona, ragazzi, c'è di tutto, c'è veramente di tutto. Molti si sono riversati pure su lungomare. Non so se è il momento dei calciatori. Non possiamo farlo vedere, lo possiamo male che vada a raccontare. Lo possiamo raccontare, ci sono un po' di fumogeni azzurri. È chiaro che a questo punto dovrebbero uscito il capitano con un'altra bellissima maglia, che è bianca con i calciatori, con le facce dei calciatori, credo. Ogni giocatore ha la sua faccia, possibile, quello è bello, che voleva fare. Bella però. Guarda, allora lui voleva farlo, lo voleva far giocare così. La Lega gli ha detto forse all'ultima. No, la Lega gli ha detto di no. È peccato però. Gli ha detto di no perché non si può cambiare maglia così. La società ha possibilità di cambiare 6 maglie all'anno. No, ma non è neanche questo il problema, non puoi mettere 12 maglie diverse in una partita. Cioè 11 maglie diverse in una partita, perché ogni maglia avrebbe una. Intanto sta parlando il capitano, questa rimane l'immagine di Piazza del Plebiscito dietro di noi, sta parlando il capitano, poi vi daremo tutte le dichiarazioni. Intanto 26esima vittoria in campionato, nessuna squadra ne ha vinte in più in Europa. Questo è un altro dato che arriva. Gollini ha parlato, contento di aver contribuito anche all'1% a questa gioia del Napoli. E poi... ancora dichiarazioni che stanno arrivando. Intanto vedete chi starà vedendo la festa, si starà divertendo, però ripeto, molti stanno dicendo che la festa più bella è ancora fuori. Non so, io non riesco a vederla la maglia, però vedo la maglia. Visto l'Osimhen, quindi credo che non arriveranno mai. Sì, dovrebbe essere la maglia con tutta la squadra sopra. Sì, dovrebbe essere tutta la squadra, però non la riusciamo a vedere, ragazzi. Io non la riesco. Vediamo su Amazon, già l'hanno messa sul sito del Napoli. Potrebbe essere andiamo a vedere il sito del Napoli, ragazzi. No, ti ripeto, ecco, intanto Di Lorenzo si toglie la sciarpa per far vedere la maglia. Forse la fanno vedere adesso, vediamo se la troviamo, così la mandiamo in regia. Ah no, vedi, è come vi avevo detto io. È la maglia con lui. Questa è una maglia con tutti
con foto sue, con la firma e con foto sue, quindi uno può comprare la maglia di Di Lorenzo con tutta foto. Ne può comprare quanti quanta è la rosa? 26? Guarda, allora se la notizia è vera, questa dovrebbe costare intorno ai 190 euro. Mamma mia, questa sarebbe il top. Poveri collezionisti. Poveri collezionisti sono pazzi. Saranno impazzendo. Esce una maglia a settimana. Cioè, esce una maglia... No, ma ragazzi, c'è, capito? La maglia di Di Lorenzo, la maglia di Osimhen, la maglia di Kim, la maglia di Mario Rui, la maglia di Meretta. Devi comprare 30 maglie. Bravo, 30, siamo su 30. Quanti sono i giocatori del Napoli? Saranno facciamo, 30, 20, facciamo il mennito della situazione, uscirà la maglia con la faccia di Molaro. Eh sì, la voglio, la voglio, la voglio questa diceva. Qui, la voglio questa maglia, ragazzi, è spettacolare. Sarebbe bello pure l'anno prossimo uscire con la maglia con la squadra campione d'Italia. Poi vendi i giocatori a dicembre, cambi la maglia. Quella sarà la squadra storica. Sarà. Allora, questa è un'altra webcam. Regia, dammi notizie. Ecco, vedete, guarda, è uscito Collini adesso con la maglia sua. Non è Collini. Chi è? Questo è l'altro ragazzo della primavera di prospettiva, Dasia, forte. Mamma mia, fantastico. Comunque vi dico che il web store del Napoli si apre con difficoltà, che secondo me tutti già stanno cercando di andare a vedere questa maglia. Si è aperto adesso, ma non c'è ancora nulla di riferimento a questa maglia. Ragazzi, l'anno prossimo fare maglie col tricolore saranno bellissime. Questo è il terzo portiere, diciamo. Raffaella. Napoletano. Sì. Marfella, vabbè, comunque stanno uscendo i calciatori, intanto vediamo il lungomare, questa bella immagine, ripeto, questa è una webcam e la stiamo facendo vedere, anche il questa gommone. È molto bella. Anche il gommone. Sì, Napoli, tanto poi... Napoli calibro... No, non è il motoscafo blu, dici tu. Ecco Collini. Napoli calibro 9. Adesso è entrato Collini, Mamma mia, Collini, anche lui c'ha la sua maglia? Sì. Tutti con la propria maglietta. Come ti dicevo, ieri questa notizia delle magliette, sai chi me l'ha data? Il De Luca Gioielli. Ah, fammeli salutare gli amici. Allora è arrivato il momento, vedi che tutti aspettavamo, allora guarda. Sono bellissimo. Allora. Bello. Prima questa cartellina. Grazie agli amici di De Luca Gioielli, nella mente un ideale, nel mio cuore una passione, Napoli campione. 2023, essere napoletani è meraviglioso, bravo, e qua c'è il bracciale. Allora, questo, aspetta, non lo volere subito, aspetta. Allora, dietro invece c'è Spotify, il codice di Spotify con il coro La Capolista se ne va, il coro di un giorno all'improvviso. Bellissimo. Poi questo te lo do, lo apri tu e lo fai vedere. No, lo apro io, grazie agli amici di De Luca Gioielli che mi hanno fatto questo splendido regalo. Ecco, moro un po' tutto sicuramente, eccolo qua. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi! Grazie di cuore, questo è uno spettacolo. Però grazie. Non hai visto la particolarità, giralo dietro. Lo devo girare. Guarda anche, cosa aspetta che scritto. Devo aprirlo perché è veramente bellissimo. Sempre il nostro Diego Marino riesce a fare cose eccezionali. Ah, 4 maggio 2023, sì. Mamma che bello. Guarda, questo, io ce l'ho qui, vedi? Questo già ce l'hai qui. Questo già ce l'hai qui, che bello ragazzi, veramente spettacolare, questo sarà un piccolo regalo per mia moglie perché mi sopporta, è lei che ama i bracciali. Le nostre mogli ci supportano, questo è tutto per lei, grazie, è per me e per lei, grazie di cuore agli amici della gioielleria De Luca, grazie veramente. Dove sono? A Via Renaccia. Via Renaccia, aspetta. 104, no, 304 forse, non voglio sbagliare, vediamo se c'è il bigliettino. Vabbè, brutta figura, però brutta, vabbè. Come sarebbe una Via Renaccia? Via Renaccia, li vedete, Via Renaccia, 304 dovrebbe essere, okay. Sì. Va bene. Allora, grazie veramente a loro, poi insomma, ecco, gli amici possono anche che vogliono andare, vanno lì a nome nostro, avranno un piccolo sconto. Sì. Pasquale avranno un piccolo sconto. Gli amici di Club Napoli, di Tele Club Italia, che vogliono acquistare questo braccialetto che è veramente bellissimo, avranno un piccolo sconto perché diranno Club Napoli. Dai, facciamo così. Allora è entrato Kim. Ragazzi, voglio la maglia di Kim. Non so, questa costerà tanto.
ma adesso faranno il pezzotto di tutte le maglie, cioè, Già sono uscito. Secondo giornalisti. Ma quello levatelo dalla. Guarda, sono più bravi gli amici di De Luca Gioielli per noi giornalisti che sicuramente altre situazioni. No, più che altro lui voleva farli giocare così. Ha chiesto alla Lega di giocare una partita così. Intanto il grande Mario Rui, il grande però, Mario Rui, guarda, anche la maglia di Mario. Per anche la maglia non di c'è Mario. Questa difficoltà. No, perché sono tutte maglie diverse. Non puoi mettere in campo delle 11 maglie diverse. Perché sarebbero 11 maglie diverse. Io credo che all'ultima partita la Lega... Non lo so, questo è un abbraccio tra De Laurentiis e Mario Rui. Il Napoli abbraccio bello tra De Laurentiis e Mario Rui. Che belle queste cose. È un momento storico, ragazzi. È stupendo, veramente stupendo. Sono tutti i ragazzi che hanno sudato la maglia, sì. Non lo tutti, dimentichiamo. Guarda, tutti, indifferenti. Sì, le maglie vengono anche proiettate. Sì, della nazionale uruguayana. Sì. Olivera, scusatemi, tutte le maglie vengono proiettate sul terreno di gioco. Diciamo anche questa cosa che è molto bella. E vengono proiettate proprio per farle vedere e quindi per farle vedere per farle acquistare lo so ragazzi, ma questo poi il nostro presidente è così. Allora no, ma c'è Gennaro, ragazzi, me lo dite che c'è Gennaro, grazie. Allora è uscito Juan Jesus, è uscito Juan Jesus con il mantello nero. Bellissimo. Che bello, grande Bat Juan. Allora c'è Gennaro, ragazzi. Mi dice che Gennaro c'è, è fuori dallo stadio. Eccolo. È uscito. Eccolo. Jenny, ma tu sei uscito, ma penso che sarà difficile uscire da fuori grotta. Guarda, io mi ero ricollegato per salutarvi, che ci eravamo interrotti così all'improvviso. Sto valutando ancora se andare via adesso e approfittare della possibilità del fatto che le persone siano tutte all'interno, o andare ad assistere al resto dello spettacolo. Valuterò in tempo reale, anche se qui all'esterno del Maradona centinaia di persone sono assiepate nei soliti luoghi, insomma gazebo, fuochi di artificio, fumogeni. Magari proverò a inviarvi qualche immagine a breve. Va bene, mandaci tutto quello che vuoi, perché insomma è vivere così. Intanto hai visto, ci sono le maglie per ogni calciatore. Se devi sceglierne una che non ti regalerò, però che tu dovrai andarti a comprare, quella di Molaro, quale vuoi, quale prendi? Io ho detto Kim, ma sono molto indeciso anche su Mario Rui. 77 il nostro numero va sul classico. il nostro numero anche. Però Gennaro, allora, ti posso dire una cosa, intanto ragazzi ci sono dichiarazioni di Giuda, intanto sta uscendo Osimhen, Don Belé, scusami. Allora no, intanto stanno uscendo dichiarazioni di un Giuntoli che sembrerebbe aver quasi dato il saluto, però invece sono diverse da quelle che si dicevano gli amici anche tribù. No, sentito questo. Vedremo, però a me Spalletti è apparso abbastanza convinto, sì, però vedremo. Forse insomma, è a metà. Ho sentito, sì, che sembrava quasi un saluto da parte di Giuntoli, ma qualcosa di vero c'è. Sembrava sereno, sincero. Io non ce le ho queste dichiarazioni ancora, quindi aspetto di leggerle e di capire. Stiamo tentando di capire, perché insomma lo Spalletti in conferenza facciamo l'abbiamo così, letto. Facciamo così. Adesso pensiamo alla celebrazione, ai festeggiamenti, da domani in poi ci concentreremo poi sul futuro del Napoli, cercando di capire, di interpretare, di vagliare al massimo tutte le informazioni che abbiamo in nostro possesso, anche perché adesso è un momento molto emotivamente molto coinvolgente, quindi anche le dichiarazioni magari di Giuntoli in un momento come questo vanno prese con le pinze, secondo me. Io penso che devi tornare a casa a piedi, ma non so se sei andato con la macchina. No, allora, Gennaro deve fare una cosa. Che deve fare? Gennaro, no, mi senti? No, ma c'è... Vai adesso... Approfitto, vado via. Vediamo che c'è. No, rientra. Siccome fuori eri fuori la lounge nuova del Napoli, prenota un tavolo per 5, insieme ai calciatori, noi vediamo anche lui, vediamo se riusciamo a mangiare. Allora, vediamo se ancora Jenny ci riesce a dare un po' di immagini, ci sta dando un po' di immagini, Jenny. Ma ci hai sentito? Sì, aspetta, ci proviamo. Ci hai sentito, ho detto? No, è andato a prenotare. Sei andato a prenotare? Buon Napoli!
Non lo sentiamo. Ah, dove... polacco. Polacco. Tifoso polacco all'esterno dello stadio. Fantastico. Ma Benedetto non lo catturo proprio. No, lo sai che gioca nel Napoli. Aspettate ragazzi, aspettate. Vai Jenny che intanto... Ecco, mi aspetto, vi do quest'ultima carrellata che qui non finisce sì. mai. No, intanto sto leggendo un po' di giuntoli. Dice, allora, avrebbe detto ringrazio la Di Chiavelli e il presidente Laurenti si hanno cambiato la vita e a loro sarò sempre riconoscente. Volevo ringraziare tutta la sua famiglia, se Aurelio mi ha trattato come un figlio, Edoardo mi ha trattato come un fratello nel condividere la quotidianità, lo stesso con Luigi e Valentina. Ci tenevo in particolare a ringraziare Giuseppe Pompilio, la mia famiglia, mio figlio Alessandro, che hanno creduto in me. L'ultima cosa al popolo napoletano: non vi preoccupate del futuro, io sono qua da 8 anni e sento sempre parlare di chi va via o rimane, ma nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci saranno mai problemi, sarà sempre un grande Napoli. Però non è una, è un addio, Jenny, è un addio, secondo te, è un addio. Potrebbe essere un ringraziamento per lo straordinario risultato raggiunto, così come potrebbe apparire come un saluto, non lo so. Le ultime parole però sembrano anche abbastanza promettenti. Ha fatto intendere che chi ha e chi viene, l'importante è che c'è De Laurentiis. Bravo, l'importante è che c'è De Laurentiis. Ma non l'ho fatto, come un addio, ragazzi. No, ma assolutamente. Siamo vedendo immagini in diretta dal Maradona, immagini in diretta al Maradona dal nostro Gennaro De Lena, che è riuscito in qualche modo oggi a entrare. Non sappiamo se se ha prenotato, ma è riuscito a entrare in qualche modo. Vabbè, comunque. Allora, vediamo se è un po' fermata l'immagine. Non so la proiezione della maglia. Sta entrando Raspadori. No, infatti, per me non è visibile. Tanto è entrato Raspadori. Vediamo se ancora c'è Jenny. Forse no, penso sia caduto perché ormai... Allora, intanto Ciro Venerato mi manda un messaggio. Questa sera la Domenica Sportiva darà ulteriori informazioni proprio su Giuntoli e su Spalletti, e quindi questa Beh, lui è... è molto vicino alla Bende Juve. Sta entrando l'ultra del Napoli, l'ultrapolitano. Con capelli azzurri e con bandiera in mano con la scritta campioni, e va a salutare un po' tutti. Allora sì, infatti Gennaro mi scrive che non ha connessione, quindi perché ragazzi è entrato nella parte proprio interna del... Basterebbe a prenotare, poi dopo puoi anche andare a casa. Vediamo se riesce a rientrare nello stadio. Ok, allora no, mi dice che sta rientrando verso casa perché veramente è tutto bloccato. No. Ah, con le stampelle sta entrando il Ciuchi Lozano. Tutore? Sì. Tutore? Sì, guarda. Sì, a fine poi. L'hanno bloccata. Ma speriamo non sia grave. Ma si parla di contusioni? Non si parla di distruzione. Sentito, speriamo di tutti legamenti. Pensavo la destra. Invece la contusione è una botta, per cui... Vabbè, l'importante è che non... Rientra l'importante è che rientra per il ritiro, diciamo. Va. L'importante è il ritiro. Allora, Piazza del Plebiscito si è un po' svuotata, forse giustamente sono anche le 22. Eccole. 21 e 20. Ah, sono uscite. Allora, andiamo intanto a Che Guevara. Allora, subito sul sito, vediamo se Davide riesce a andare. Subito sul sito del Napoli sono uscite... Come si chiamano le face? Aspetta, le hai perse già. No, perché non sono... so come siamo riusciti no, a entrare. È entrato per sito. Un attimo. Però ragazzi, tutto live, ragazzi, è una puntata un po' particolare, io ringrazio i presenti perché Face Game. Eccole qua. Quello che 150 euro a maglia. Diciamo che costa 25 euro in più la maglietta ufficiale, quindi non è quindi niente di più, però ce la fa. Che compri tu, mister? Facciamo il giochino. Chi compri? Osimhen.
Francesco, anche perché è bella colorata, no? Francesco, eccola qua, guarda, guarda quanto è bello. Eccolo proprio Osimhen, eccolo con tanto di mascherone. Quale compri tu? Tutte in blocco, no, con lo sconto. Un milione, se rischi, te rischi. No, quella che avevamo a Cesare. Eccole, regia io... sempre pronta! Eccola la nostra regia, eccoli là, vedete i giocatori con io tutte le maglie. Però di Lorenzo, eh. Sì, il capitano pure merita, perché, il capitano merita. Oltre a Maradona è l'unico capitano, credetemi. Ma ce ne sono, sono due pagine, l'hanno fatte per tutti. Ah no, Osimhen è l'ultimo. Però ho visto anche quella di Disiak, cioè, insomma, non so se... Bella, guarda, bravo, brava regia, facciala vedere bene. Questa livello, è quella là di Osimhen, ragazzi. In più autografata, quindi... Sì, fammela vedere, guarda, pure i laterali sono belli, veramente bellissima. Ecco qua, poi... No, fammela rivedere Osimhen, fammi rivedere Osimhen eccola qua, bella, fermo. Mamma, ragazzi, che bella. Che bella, ragazzi, questa maglietta. E poi la stessa maglietta, vedi, quindi hanno fatto una... Hanno fatto la maglia, quella è più o meno la seconda maglia, sì, perché era bianca. Fammi vedere Mario Rui. Datemi Mario Rui. Eccolo. Ragazzi, sarà quella più bellissima. Non si può guardare. Sbarbato Mario Rui. Ecco, ma l'anno prossimo come farai senza Mario Rui? Ma perché va via Mario Rui secondo te? No, ma non va via, non va via. Fai il panchinaro per un anno. Però allora, buona sabato show, Mario Rui, non te l'ha detto. E mi ha tradito. Dai, vediamo quella del capitano. Vediamo anche quella del capitano, che sono bellissime queste mani. È la prima che abbiamo visto in televisione. La più brutta è Tchevara. Guarda. Vediamo quella del capitano, eccola qua, bene. Molto significativa quella del capitano, con le espressioni... espressioni un po' forti quasi, l'hanno un po' invecchiato. Intanto Santoro sta abbracciando tutta la squadra in questi minuti. Allora, vediamo Meret, bravo, ci ha fatto vedere Meret, che è poi la maglia dei portieri, molto bella questa maglia. Molto bella questa maglia. Io il contrasto blu sul rosso. Fammi vedere Kvara, dai, vediamo Kvara. No, è brutto, l'ho vista prima, sta sopra, se non è. Kvara, questo è Berezinski. Chi comprerà quella di Berezinski? Non lo so, però dai, lui la comprerà. Eccola Kvara, l'ho vista Kvara. Sta giù, eccola, un po' più giù. Ancora, eccola, peccato. Vabbè, no, dai. È il sito che fa un po' di problemi. Eccola qua, ferma. Questa la devo fare vedere a mio figlio perché ha le sostanze di Kvara. Tutte le sostanze, soprattutto quella con il Gendon. Intanto il Maradona, ragazzi, sta diventando sempre più bianco, rosso e verde, con la scritta Campioni d'Italia che gira sulla pista d'atletica. Sono entrati tutti, è entrata la squadra. Credo che manchi il mister. Però sai, per essere aspettati a centrocampo tutti i giocatori? No, non lo so. Forse... Come fecero all'inizio stagione, che presentarono i nuovi acquisti, uno alla volta, così a centrocampo. Ok, allora sta... Per la rovinare il Mandelboso. Sì, eccolo. Chi è? Il mister? Il dottor Canonico, lo staff medico che sta uscendo con gli scudetti, con le sciarpe. Bello, insomma, comunque è una bella festa. Poi questa è Marco Di Lugo. Questa sciarpa è introvabile, comunque tutto sold out sul sito del Napoli. Tutto sold out. Comunque vabbè, ragazzi, è una bella idea. Intanto sta uscendo proprio tutto lo staff, tutti quanti quelli che insomma hanno lavorato con il Napoli, hanno vinto lo scudetto tutti, perché poi si vince lo scudetto. Complimenti a Santoro, che è un sogno per lui vincere a Napoli. Lui è stato il suo ritorno è stato importante, secondo me. Sì, importante, un dirigente di quelli importanti, ma non solo. Persona di calcio. Di Laurentiis ha detto: tenevo molto a vincere la Champions. Ci riproveremo l'anno prossimo. Sì. Stanno entrando anche Valle. Aveva messo il premio. Questo scudetto va dedicato in ordine alfabetico alla curva A, alla B, ai distinti, alla Nisida, alla Posillipo, all'autorità e ai disabili, a tutti i tifosi napoletani che sono a casa, in Campania, in Italia e nel mondo. C'è mio figlio Edoardo, che è stato mio braccio destro e sinistro, con grande pazienza. Non è mai facile essere figlio di, in una posizione di rilievo con tanti cambi di guardia. Ne abbiamo fatta di strada dalla Serie C all'Europa, mister, per 14 anni. Sta per uscire il mister intanto.
Tenevo molto le possibilità di vincere alla Champions, ci riproveremo l'anno prossimo, e poi c'è Andrea Cavelli, l'amministratore delegato, e qui da prima che decidessi di comprare il Napoli. Ah, no. È il DS giusto. Ah, no. Sarace, il grande Sarace. Francesco, il grande posso rispondere Sarace a un messaggio su Facebook? Allora, c'è Pio Zannetti. No, no, no. No, ah, no, vai, vai. Guarda, tutti ballano un po' come Mertens, come faceva Mertens. Vai, vai. Con il ballo di Starace l'ha fatto, l'ha fatto, ragazzi. Questo è il calcio, questo è il perché calcio? Perché questo si crea lo spogliatoio, vedi, alla fine è questo stanno la ballando squadra, tutti, questa la squadra di, questa è la squadra tutti, di calcio. Stanno ballando questa tutti, è la squadra di calcio, vedi? Stanno ballando vedi tutti, che... anche Raspadori, anche ballare anche il presidente, cioè, infatti vedere, il presidente non ce lo fanno vedere, però sa stanno ballando tutti al centro, ecco, della bellissima dietro, microfono che chiama adesso ecco Sarace. Qua, ecco Lombardo che chiama Sarace. E adesso Sarace prende il presidente, lo alza, speriamo che non lo fa cadere. Gli fa dire anche caffè, qualche parola, e questo è il bello, ragazzi. La vorrei sentire. L'abbiamo sognato, l'abbiamo anche sognato. Di un'unità unica, l'abbiamo sognato tutti, ragazzi. Non lo possiamo far sentire, ragazzi. Dopo ve lo leggo. No, ma mi sto domandando adesso il 4 giugno che faranno? Cioè, perché il 4 giugno faranno poco, perché sarà solo ci sarà la premiazione ufficiale. Però, insomma, poi tutti i ragazzi che parlano, intanto c'è il presidente Edo De Laurenti con la figlia? No, non è la figlia. È una bambina, non lo so chi era. Nipotino, la figlia di Luigi. Intanto entrano ancora lo staff, entra lo staff, forse la figlia della compagna dietro della me. Paura, allora, sta uscendo lo staff messaggio tecnico, vai, rispondo io a posto di Gennaro De Lena, perché questa cosa già ce la siamo detti. Sì. Dice Pio Zannetti, ricordo che ad inizio stagione Gennaro De Lena ha preso dalla conferenza stampa di Spalletti una bottiglietta. Questa bottiglietta Gennaro De Lena l'ha ancora conservata, dovevamo stapparla in questi giorni allo stadio, però tanto entra anche Baldai, entra Jacopo. Jacopo Gismondi dell'ufficio stampa. Comunque stapperemo questa bottiglia. La portiamo. Intanto Jenny mi sta scrivendo audio, ma non posso sentirti. Allora, pure lo staff giornalistico con Lombardo, capo della comunicazione, poi c'è Guido Baldari e c'è Jacopo. Manca lui e lo sta chiamando, credo, il presidente. Credo che stia arrivando, arriva Jacqueline con nipoti e affini, con ragazzi, bambini, credo siano nipoti della famiglia De Laurentiis, nipotini, bambini, ragazzini, la festa continua, ragazzi, noi vi stiamo raccontando un po' così quello che sta accedendo. Questa immagine è bellissima. Per fortuna non c'è. Mi dice Gennaro che non c'è tanto traffico nella zona di Fuorigrotta, proprio perché anticipandosi di qualche minuto. Ma della vecchia guardia, dei vecchi scudetti, Bardare c'era? No, non c'è nessuno. Forse c'era Vallefugo e Starace. Certo, il presidente è uscito Luigi, che giustamente è il figlio, però è il presidente anche del Bari, voglio dire, insomma, questa poi è un po' è pazza. Questa è un po' così. Allora, ancora il presidente che fa da presentatore, noi vi stiamo provando a raccontare quello è, ringrazio è nel gli suo amici mondo, che sono adesso nel suo mondo. C'è l'anima agli occhi, allora molti aspettano il bus, ma il bus purtroppo adesso vanno a cena, quindi esce stanotte il bus. Uscirà? Non lo so se uscirà, però intanto sta per uscire Spalletti. Questo, io penso che questo 4 è sicuro. Uscirà il bus. Il bus pare che esce il 4 giugno, quindi usciranno tardi, su tardi, Super cazzutissimo, lo ha definito De Laurentiis. Il super cazzutissimo. Esce il ghigno del. Si emoziona subito. Ecco, allora tutti lo vanno a abbracciare. Il primo è stato Osimhen, tutta la squadra, adesso lo prendono stile Lino Banfi, allenatore del pallone. Il nostro eroe. Questo è Napoli. Saltano tutti e arrivano ancora i fuochi del
diciamo, di questo palchetto. Comunque Agnelli alla conduzione che parla di decibel è praticamente Cesare che parla sopra Molaro. Questo è il nostro Marco Mennillo. E poi ancora fuochi d'artificio all'esterno del Maradona. Sì, sì. Questa è la cosa bella, fuochi d'artificio all'esterno del Maradona, zona, per farvi capire, distinti, sì, di curva B distinti. Sì. C'è il panico, ragazzi, c'è veramente il panico. Vediamo intanto... Era Zerbin. Intanto ecco, anche da zona sta facendo vedere quelle immagini all'esterno del Maradona che sono eccezionali, ragazzi, sono eccezionali. E quindi... veramente, veramente molto molto belle. Però un Molaro telecronista ce lo stiamo inventando, potremmo fare qualcosa. Ragazzi, se mi chiamano, vado. Corri, no, vai, corri. Corro, esatto. Allora, sta parlando Spalletti, poi leggeremo ancora un po' le dichiarazioni. Allora, arriva la notizia ufficiale sull'infortunio di Lozano, mister. Sì. Allora, uscito nel finale primo tempo, nei prossimi giorni sarà sottoposto a controllo. Trauma contusivo distorsivo. Trauma contusivo distorsivo. C'è bisogno di aspettare 3-4 giorni, sì, per fare gli esami, perché si deve riassorbire ginocchio leggermente sinistro. L'edema. E trauma contusivo distorsivo. Che mi dici su questo? Potrebbe essere la distorsione, anche la distorsione può essere tutto. Dipende che danni va a creare. Può essere tutto e niente. Perché può darsi pure che non ha toccato niente, né menisco né legamenti. Sì, puoi avere un piccolo allungamento del legamento, ma rientra. Può essere una c'è un regalo per Spalletti. E c'è Edo della Lenzi che sta piangendo da quando è entrato. Sì, bravo, l'hai andato pure tu. Quanto aspettato per capire. Se fosse un ma non vediamo noi che c'è nel vediamo che c'è. C'è la maglia sua, anche la maglia sua, credo ci sia anche la maglia per lui. Eccola là. Sì. E quindi c'è anche la maglia di Spalletti, bella, ragazzi. Però non c'era sul sito. Ancora non c'era. Questa costa 500 euro. Questa uscirà. Questa uscirà e ci dovrebbe essere anche quella del presidente. Chi la comprerà non lo so, però ci sarà qualcuno. Eccola, tutta la famiglia. No, c'è solo lui. C'è solo lui. I vari momenti. Quella là, quando arrivò, ragazzi. Bella. Ci sono le maglie di Spalletti e del presidente. Quindi belle veramente. E Clara che scherza, ride e anche Simeone. E adesso tutta la squadra, il povero Lozano sulle stampelle, mister, speriamo che non sia un problema di legamenti. Speriamo di no. Anche perché non ha girato un granché questa, non ho visto, secondo me una lesioncina, qualcosa, potrebbe essere il menisco, potrebbe essere la distorsione, non ci possiamo intanto c'è una bella foto di gruppo, penso sia Ciro che fa stanno provando a fare la foto di gruppo con Starace in prima fila. Tutti il presidente a terra, c'è anche Edo, ci sono tutti, subito Politano tra virgolette pronto, c'è anche una bella sciarpa proprio campioni d'Italia con il 3. Allora, che anche questa si vende, c'è sul sito del Napoli e vi posso dare una notizia perché è ritornata disponibile, quindi per chi volesse c'è sia la sciarpa. Era sold out. 15 euro. Vabbè, è abbordabile. Perciò... quello ufficiale. Infatti, quella normale quando la compri in bancarella. Vabbè, 10 euro. Dai 5-10, poi dipende dalla sciarpa. Dalla qualità. Vabbè, dai, queste sono belle. Queste sono belle veramente. Però questo è un ricordo. Questo è un bel ricordo. È veramente bella. Semplice ma bella. Insomma, questo è. Allora, credo che la maglietta già su Amazon, quello che stavo dicendo. Ragazzi, già su Amazon le magliette con le facce, Non c'è quella di De Laurentiis e Spalletti, è un'edizione limitata per loro. Forse per loro. Stanno aggiornando piano questo. Intanto ragazzi, su Amazon già ci sono. Dello Sur del Napoli. Intanto arrivano anche gli spumanti, si continua a bere. Ora buona, si continua a bere. Arrivano gli spumanti. Kim subito ha preso la bottiglia. Kim ha preso la bottiglia, l'ha preso il capitano. In partita si vedeva. Allora, Kim non aveva insultato tanto a Udine.
mentre qui pare che abbia esultato tantissimo oggi a Napoli. Beh, abbiamo visto anche che si è fatto fare le foto, era fantastico, diciamo. Allora, voglio vedere se ci sono delle notizie. Allora, di Lorenzo, vedere questa gente festeggiare, era il nostro obiettivo. Bella. Intanto dove scappano tutti? Scappano tutti. Attenzione a Lozano, ragazzi. Lozano sarà quello più bagnato. Non me lo fate più male di quello che è prima, voglio dire. Gollini scatenato. In ogni stadio sembrava di giocare a casa. Arrivano anche i coriandoli tricolore. Bellissimi ragazzi, saltano, ballano al questo centro. Questo doveva essere il 4 giugno, no? Ma io pensavo più il 4 giugno, intanto gioco di luce tricolore, ma aspettate, intanto le curve ancora tutti lì, insomma. No, Francesco, io sapevo che era arrivato un camion di roba, la sera prima della Salernitana. Sì. No, un camion non so di cosa, dove addirittura erano presenti sia il presidente che Edo. Per cui, ecco, questo è il risultato di tutto il materiale. Quindi tutto il materiale che confermo fatto... questa cosa, perché a bordo campo con la Salernitana c'erano praticamente quei striscioni bianco-azzurri che abbiamo visto poi durante la partita. Sì. Quindi poi riposti di nuovo. No, ma è una notizia certa questa qui, che la sera prima erano stati avvistati il presidente ed Edo allo stadio, che erano arrivati insieme a un camion che è entrato nello stadio, e questo sarebbe forse... Successo, il risultato. Vabbè, dai, comunque Di Lorenzo, anche lui felicissimo da capitano. Ragazzi, io credo che bisogna fare un grande applauso a Di Lorenzo. Questo è un ragazzo che non doveva essere il capitano, anche se io sono stato uno degli sponsor a Di Maro e a Castel di Sangro, ci sono le registrazioni, io dicevo... Lui è amato dal gruppo. Esatto, ma ha superato... Perché c'era Zelischi e c'era Mario Rui come anzianità. Come anzianità. Infatti tutti, però, il gruppo insieme a Spalletti hanno scelto Di Lorenzo. Questo è un grande segnale. Poi questo ragazzo veramente ci mette l'anima. Di solito non accade, perché sono delle regole ben precise che il capitano, a prescindere, lo fa sempre... il calciatore che sta da più tempo nella squadra. Vuol dire che questo calciatore veramente si comporta da capitano, e l'allenatore, come l'anno scorso con Koulibaly, riconosce molto la figura del capitano, no? Infatti lui, se non mi sbaglio, lo chiamava il comandante a Koulibaly. Cioè. Per cui lui sceglie questa figura dando ancora molto, fuochi molto colorati, di bianco, rosso e verde, molto selezionata, diciamo, questa figura la ritiene importante, questa. Ragazzi, speriamo che il nostro Speriamo che Matacena qui stia facendo qualche foto, perché guarda quanto è bello. È vero, bravo il Matacena. Intanto la squadra è scesa in campo. La squadra è scesa sul terreno di gioco. Come dei bambini, come dei bambini stanno esultando. Come dei bambini stanno esultando. Con i telefonini che si fanno. E faccio una domanda: chi di loro ha vinto qualcosa? Qua nessuno. Allora facciamolo sto calcolo. Allora, le Coppe Italia qualcuno ci sta. Insomma, le Coppe Italia ci sta, ma sono poca roba. Allora, la Nigeria, no, nessuno, Koulibaly è andato via per la Coppa d'Africa. Solo Meret e Di Lorenzo per... Meret e Di Lorenzo gli europei. Raspadori, ragazzi, Raspadori l'ha vinto, non giocava nel Napoli. Quindi Raspadori, ma non ha quasi mai giocato. Meret, eppure lui non ha quasi mai giocato. Di Lorenzo è stato però una vittoria come l'europeo equivale a un campionato. Quello, esatto, si creano queste atmosfere. Però nessuno di loro ha vinto mai. No, lo scudetto nessuno. Quindi perciò è la loro prima emozione, se ragazzi non la dimenticheranno mai. Sì. Perciò intanto, il discorso di Di Lorenzo arriva tanto. Pensate a Gaetano, che è napoletano, lui è bello. Guardate Simeone, vabbè, non lo potete guardare, ma vi racconto un Simeone che balla e canta. Intanto dov'è lì? Piazza del Plebiscito ci sta. Allora, Piazza del Settrento è pienissima. Adesso sì. Vediamo un attimo di nuovo la cam di piazza del Plebiscito? Vediamo un po' la cam di Piazza del Plebiscito, perché quella la possiamo far vedere. È una cam che abbiamo noi, e quindi...
una domanda. Ecco, da, questa, da quest'angolo non si vede tanta gente, però. Ma che sarà Piazza 3:30? Sarà di ieri sera. No, questo è di ora. Piazza 3:30 è più piena. Vi faccio una domanda, ma negli altri anni vi ricordate una festa così? No. Ma anche nelle altre squadre, vabbè, ma no, io parlo di negli anni passati. Sì, negli anni passati. Non lo so. Intanto allora fatemi salutare il nostro Salvatore Savino, non smetto di piangere di gioia. Grazie presidente, grazie mister, grazie ragazzi. Il Napoli torna padrona e capitale. Forza Napoli. Bravo Salvatore, ringrazio anche te. Allora, vediamo se arrivano anche un po' di immagini dall'interno del Maradona, fra poco arriveranno sicuramente sui social. Intanto la squadra non sta seguendo quelli, Marco Mennillo direbbe, gli autori o comunque gli assistenti di studio, perché abbiamo visto a un certo punto alcune persone che erano degli assistenti proprio per la festa volevano far fare il giro del campo sulla pista d'atletica, ma i ragazzi sono sul terreno di gioco e non ne vogliono sapere. Politano Politano è sulla porta. Ragazzi, fermi tutti. Ragazzi, il Pampa so, però non la può spezzare che ha mai giocato. Allora, stiamo vedendo anche il Vesuvio e il lungomare. Intanto Politano Capultrà sulla traversa. Ragazzi, Politano sulla traversa è fantastico. Anche credo Collini, credo che sia Collini, perché non è tipo Beretta di fare queste cose. Simeone va sotto la curva, c'è anche Demme, Marfella, Isiac, Ostigard, Oliveira, c'è Decibel. Che sogno, ragazzi, che sogno. Stasera, adesso la parte bella è qui. Il capitano sotto gli ultra in curva B. Capitano salta sotto la curva B, è chiaro che adesso sono le 21:43, amici di Club Napoli, è chiaro che molti stanno vedendo la festa, però noi siamo sempre accesi, ci sono degli amici live, ci saranno altre persone che casomai non hanno da zona e che ci stanno seguendo, stiamo provando in tutti i modi a raccontarvi questa bella gioia, stiamo vedendo ancora i calciatori sotto le curve. Zelischi impazzito urla, vediamo Elmas, Meret, quindi era sicuramente Collina, Collini sopra, sopra la traversa, altro pazzo, diciamolo. Lozano a spalle, povero Lozano. Ragazzi, intanto Piazza del Plebiscito è più piena, andiamo. Questa è tutto live da lungomare con bandieroni che girano, c'è meno gente. Jenny mi ha detto che tornando, ecco Politano con la bandiera proprio tipo Capultrà e con i capelli. Guarda lo stile dello sbandieramento, è proprio da Capultrà, ti ho detto. Allora mi diceva Gennaro che da Fuorigrotta si cammina, quindi è uscito velocemente dalla zona dello stadio e è andato via, Piazza del Plebiscito si sta riempendo. Il nostro Giovanni Russo. Piazza del Plebiscito, la connessione va malissimo. Infatti, allora è un problema per questo, la connessione non è delle migliori. Allora, il nostro editore dice, ha fatto il cinepanettone il presidente, ma lui è così. È così. È un po' di spettacolo. Ti aspetti un film? Ma sì, lo farà con Netflix. Una serie, bravo. Tanto Politano continua a sventolare proprio da ultra. Da ultra proprio, ragazzi. Da ultra fantastico. Veramente, io dico che è una bella festa. Forse la prima parte, forse i tifosi si aspettavano qualcosa di diverso, ma questo momento qui è eccezionale, vediamo Zerbin, Raspadori. I tifosi vogliono i calciatori. I tifosi vogliono i calciatori, vogliono vedere questo, vogliono vederli ballare, saltare, esultare, cantare, vogliono vedere le bandiere, le cose, i tricolori, belle fuori d'artificio. Belle immagini. Da zona arrivano veramente bellissime immagini, penso che sia stato. E saranno indimenticabili, indimenticabile, veramente indimenticabile. Osimhen ancora con la maschera. Osimhen con la maschera. Grande bottiglia. Bottiglione di spumante. Vediamo Kim, finalmente Kim. Kim. Ragazzi, splendido. Eccolo. Kim. Lo vedo come attore, Sì, sì.
Kim è perfetto. Kim è perfetto per fare l'attore. Allora, sotto la curva, per ora siamo sotto la curva B. In questo momento si balla, si canta, si esulta. Siamo sotto la B, siamo sotto la B. Vediamo Kim e Raspadori insieme. Vediamo Collini scatenato, vediamo Elmash, Osimhen. Chissà che coro sta. Forse saranno cantando chi il tricolore, siamo campioni d'Italia, una cosa del genere. Vedo anche in il Italia. Fotografo Ciro Sarpa. Kim è distrutto. Kim è distrutto, salta, ma è distrutto. Lacrime coreane. Bravo, lacrime coreane. Allora, la Rendis farà un film tipo un coreano assurdo, sai? Sì, perfetta questa, è perfetta. Allora, io ringrazio anche gli amici che sono collegati con noi in Facebook, ma anche sicuramente sul canale 77. È chiaro che la festa sta continuando, molti sono scesi in piazza, è domenica, sono le 21.47 in rigorosa diretta, però io credo che è chiaro che tutti sono incollati a vedere la festa del Maradona. Festa del Maradona, c'è anche il dottor Canonico che salta, che non è il tipo, diciamo, da fare caos. Le curve sono strapiene, non c'è un buco, vedo gente ovunque, si vede il banderone anche di Pasquale D'Angelo, gli ultras. Vediamo se si vede la bandiera di Spalletti. Non l'ho vista io, non la riesco a vedere. Comunque, il lungomare è paralizzato, vi dico questo. Vi dico in questo momento che vedo delle immagini che il questa, diciamo, la paralizzato la parte finale, dal lato di Piazza Vittoria. Questo qua no. Però questo qua è nato, diciamo, chiuso alle auto. Ma io credo che questi di tutto stranieri siano. Sì, no, invece dalla zona di Piazza Vittoria è tutto pieno. Politano, ragazzi, Capultrà. Politano, Capultrà, non c'è dubbio, continua a sbandierare questo bandierone. Adesso penso che la squadra debba girare il campo e sarà lunga anche questa. Quanto ci vorrà per girare tutto il campo? Mezz'ora. Come minimo ci vorrà mezz'ora per girare tutto il campo. È veramente bella però questa immagine, sono tutte immagini, anche Lozano con le stampelle che esulta alla telecamera, ed è veramente bello anche vedere questo. Noi vi stiamo facendo vedere un poco della parte, diciamo, esterna di Napoli. Non so se riusciamo ad andare di nuovo a Piazza del Plebiscito, anche se la connessione lì era molto più scadente, quindi la connessione di quella webcam non era proprio delle migliori. Vediamo, eccoci qua, ecco, vedi immagine non diciamo non eccezionale, però la piazza si è rianimata, come vi dicevo, perché Piazza del Settrento mi dicono che è piena. La piazza si è rianimata tanto nella zona di Chiaia, di Piazza del Plebiscito, ma il lungomare qui in zona diciamo Piazza Vittoria è completamente paralizzato. Torneremo tardi a Napoli, almeno io tornerò molto tardi. Penso che devi chiamare tua moglie tra un paio di giorni. Tarda sera tornerò. Allora, Don Belé Anghissà, vediamo adesso dalle immagini che ci fornisce DAZN, che stanno girando praticamente il campo anche loro, tutti nei propri posti, oltre 50.000 persone che saranno così sicuramente con la gara con l'Inter, ma anche credo nella gara poi finale con la Sampdoria. Ricordiamo che il Napoli deve giocare col Monza domenica, poi gioca con l'Inter al Maradona. Già c'è l'orario? Già c'è l'orario? Forse sì. E poi le ultime due domenica alle 18, le ultime due sono a Bologna e con la Sampdoria, sono tutte e due da definire. Il Napoli ha chiesto di giocare, intanto Piazza del Plebiscito si sta rianimando, vedo da queste immagini. Però il caos è allo stadio, tra Furigrotto e Lungomare. Allora, vi dicevo, il Napoli ha chiesto di giocare addirittura il 2 di giugno. Però festa, dipende dalla Sampdoria poi pure, perché giustamente di venerdì è però è festivo. Lo so, la Sampdoria penso sarà già in via quella partita. Sì, sì. Possibile più il 3. Che cosa possibile? Cambia? Non lo so, pare che il Napoli poi parte per questa tournée. Tournée che si sta per decidere, tournée con partite tra virgolette penso all'estero.
andrà a fare una tournée. Io sono in Corea. Sei in Corea, però bravo, potrebbe essere. Essere anche che il 2 giugno, essendo venerdì, si prolunga un po' per i festeggiamenti sabato e la domenica. No, ma sai, la festa poi sarà per la Coppa, come si suol dire. Poi ricordiamo che ci sarà la festa a Piazza del Plebiscito. Quindi ci sarà la festa a Piazza del Plebiscito. Sempre due? Sì. Quando finisce la partita, tutti si... Infatti il Napoli ha chiesto lo spostamento della partita alle 18. Premiazione la e poi le piazze. Anche questa, e poi le piazze. Boh, non lo so cosa succederà, ragazzi. Io quel giorno non so dove sarò. Voleva anche la diretta in Rai, voleva. Io me lo auguro, perché significa per tutti veramente. È buono per la Rai, Buono per la Rai, oppure per, ma anche, non lo so, anche Mediaset, ma o comunque anche da Zon in chiaro, facendola vedere su un canale. Vediamo la diretta per Telegram. Se vuole sì, noi siamo pronti. Abbiamo il numero di Clara, quindi... Esatto, noi siamo prontissimi, se la vuole fare a Telegram... sì, mandiamo queste immagini che ci ha mandato, che prendiamo da Facebook, dai, che prendiamo sempre da Facebook, ragazzi. Sono immagini che prendendo anche Spalletti con Santoro sta girando e credo che stia facendo vedere la bandiera sua. Allora, c'è regia, me ne fai vedere qui. La bandiera. Davide dovrebbe avere un'immagine della bandiera. Ecco qua, intanto ecco qui. Queste erano le immagini che cominciano a girare su Facebook, lo ricordiamo, sono immagini che andiamo a pescare. Eccola qua, bellissima. Guarda, Spalletti che balla, Spalletti balla sotto. Adesso dove siamo? Perché bisognerebbe capire, siamo sempre. Siamo arrivati distinti, forse. Anche ho sigato con la bandiera. Sì. Siamo... Dovrebbe essere curva A, Già sono arrivati in curva A? Perché a sinistra, se non ero, c'era il settore ospiti. Hai ragione. Sì, però il tabellone è di fronte alla... Questa è curva B. Il tabellone sta vicino alla curva A. Stanno girando adesso. Stanno girando, però. No, stanno qua, sta anche qua, vedi. Qua. Siamo in curva A, forse. Forse siamo in curva A. Sì, guarda, c'è il... La squadra continua a girare, io credo che per farli uscire intanto, chi è con lo scudetto? Gaetano che ha praticamente messo tipo mantello per lo scudetto. Era uno di quelli che doveva andare via inizio stagione, mercato di gennaio, invece ha vinto lo scudetto. Io voglio dire, io spero che il Napoli dedichi un pezzettino dello scudetto a Zanoli, perché se lo merita questo ragazzo, sperando che torni presto. E perché no anche a Sirigu, anche un pezzettino a Sirigu. Forse ha fatto il cattivello. Ha fatto un po' il cattivello perché poi se n'è andato, noi eravamo ad Antalya con Francesco proprio e abbiamo visto, no, quel... Ha parlato con Salvatore, no? Lui parlava, ha cercato di non parlare, però dopo qualche minuto ha avuto un contatto con Morgan. Con Morgan De Santis, sì. E noi avevamo pensato alla che... Salernitana. Alla Salernitana. Sì. E invece forse poi ha trovato altre strade, sì.
Allora, abbiamo un'altra bella foto che ci arriva sempre dal Maradona. Ringrazio gli amici che sono lì, che ci stanno mandando le fotografie. Intanto c'è liberato, c'è liberato con tanto di, come dire, cappuccio per non farsi scoprire chi è, che è pronto a cantare pianoforte e, come dire, ragazzi, con un cappuccio per non farsi mai scoprire, saper cantare. Eccola qua, guardate che bella questa foto con Starace e figlia, con lo scudetto, no? Che bello, grazie, grazie a questo amico che ci ha inviato questa foto su Facebook. Ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Che spettacolo. Una domanda spontanea: il 4 giugno che cosa succede? Perché si sta andando a oltranza la vita. Io non lo so, ma infatti, guarda, ti dico una cosa: lo stadio sarà breve, perché a questo punto ci sarà la premiazione della Lega Calcio e poi si scende per le piazze, perché poi sono previste 4 piazze a Napoli. Ricordiamo, una è Scampia, una piazza del Plebiscito, un'altra è Piazza Mercato, non ho capito ancora la quarta quale sarà. Poi ci dovrebbero essere 4 città nella provincia, una dovrebbe essere Nola, un'altra dovrebbe essere Castellammare di Stabia. Piazza Mercato? Sì, dammela. Allora, hanno organizzato una tavolata, non so di quante persone. Ma quando? Appena finisce il campionato, per 7 giorni di seguito. Si mangia e si beve? Si mangia e si beve. Io abito là, quindi a due passi. Si è cacciato una quota, perché un mio parente ha cacciato la sua quota. Fantastico. E si farà questa tavolata per 7 giorni. Ha detto che abitavi là, perché così scendi. Per 7 giorni. E andare a mangiare qualcosa anch'io. Si andrà lì, vado con loro. Mangiare. Sembra tanto Marco Mennita. Ma una tavola che prende tutta la piazza. No, vabbè, devo sapere, mister, anche perché facciamo una diretta da là. Amici miei, in quanto vado un posto per volare e famiglia. No, per me. No, sono per che la Allora, se ne stanno andando dallo stadio, mi dicono, i tifosi piano piano stanno sfumando. E c'è liberato che in questo momento, non so cosa canti, lo chiedo a Gennaro D'Elena. Che è a casa in questo momento. Ah, okay, è tornato a casa Gennaro, quindi vediamo, mandaci una cantando. Foto della birra, la vogliono vedere, mandaci una foto della birra se ci sta vedendo. Liberato canta. Liberato canta. Allora intanto mi dice il nostro Giovanni che praticamente stanno andando via molti tifosi, perché poi secondo me si festeggia fuori a questo punto. E noi siamo in diretta, sono le 21.59 in rigorosa diretta. Chiedo ancora uno sforzino al nostro Davide, anche noi vorremmo tornare a casa, ma stiamo vivendo questa bella atmosfera. Fra poco mi arrivano altri video dai tifosi che erano al Maradona, quindi fra poco arriveranno ancora un po' di video. Vediamo se ci sono un po' le cam, dai, vediamo se riusciamo ad andare un po' dalle cam, così vediamo un po' di gente più che noi, che tanto ormai stiamo più o meno raccontando. Ripeto, sta suonando, cantando Liberato con questo cappuccio in ma testa. Ma riesci a vedere poi? A parte, immagina il caldo. No, ma ragazzi, lui si è creato il personaggio, il personaggio è questo, no? Io non sono un bravo, tu sei più bravo di me. Raccontami questa cosa, intanto stiamo vedendo no, piazza. Lui piazza non si è mai fatto riconoscere, sono uscite tante voci su chi potesse essere liberato, ma in realtà tutti fake, quindi che fosse ex pregiudicato. Questa potrebbe essere una bella occasione per togliere il cappuccio, in occasione dello scudetto del Napoli, e dire io sono liberato, però non lo farà non mai. Lo farà mai. Il suo personaggio ormai è questo. No, ma non lo fa, ma non lo può fare, penso anch'io. Non lo può fare assolutamente, ragazzi. Ha un po' impressione vederlo cantare così. Ma infatti è forzata. Io l'avrei fatto cantare da un altro punto, ma senza farlo vedere. Cioè, è forzatissima in video, questa in video cosa, di spalle, in video di spalle, comunque si vedeva l'aspetto liberato, cioè, e lo facevi. La vedo troppo forzata, non si so. Si vede che è giovane, però, Si vede che è giovane. No, vabbè, ma io non so, qualcuno diceva che era Livio Cori. Ma vabbè, si è detto veramente di tutti i colori su chi fosse liberato, ragazzi, ma... Un'altra voce era, diceva, di Marco Pennillo. Il nostro Marcone. Perché no, sarebbe stato bello averlo tra di noi. Allora, mi dice Ocoro, non te ne padrona, sta cantando, bellissima. Farà pure...
Come from Naples. Io non le conosco. Scusatemi, perdonatemi. Io non conosco le canzoni di Perato. Io sono molto boomer. Qua Mennillo mi avrebbe sfottuto ancora un po'. Detto io. No, però veramente, ragazzi, non le conosco. Scusatemi, non vi so dire. Ringrazio Gennaro che ci sta dando queste informazioni, che da casa sta vedendo. Però vorrei capire quanta gente c'è ancora al Maradona, vediamo se ce lo riusciamo. Ma vogliamo provare a chiamare il nostro direttore? Se risponde al telefono? Regia, ci vuoi provare? Vediamo se risponde, se, almeno al telefono, per capire. Se ha resistito tutto questo tempo. Vediamo se il nostro direttore c'è, vediamo se. Ma non è che lui? No, sta cantando. Qui giù. Sta cantando. Volano, ti ho detto, mi devi chiamare. Sta cantando. Prova a fare il rubinetto. Vediamo se risponde in tutto live. Proviamo a vedere tutto live. Intanto mi stanno arrivando ancora. Fra poco arriveranno anche altri video dall'interno dello stadio. Così li facciamo vedere anche un po' ai nostri amici da casa, perché i calciatori sono ancora lì, i calciatori sono tutti a sentire Liberato. Non credo siano loro. No, qualcuno delle foto. Secondo me sì, c'è. Qualcuno forse sì. Allora, Bollini sicuro ci sarà. Vediamo, quelli della protezione civile. No, quindi. Tu hai scambiato la maglietta. dai. Allora, regia, che ci stai facendo vedere? Ci stai facendo vedere il Vesuvio. Ma tante motociclette con le bandiere stiamo vedendo, queste sono belle, continua a cantare, allora 9 maggio. Ci siamo quasi, piazza del Plebiscito, ripeto, la connessione non è delle migliori, è una piazza a metà per ora, però ripeto, la connessione non è, come dire, stabile, quindi potrebbero essere delle immagini un po' di qualche minuto fa o di qualche mezz'ora fa forse, però non lo so, ragazzi, non lo so. Ringrazio gli amici addirittura dall'Arabia che ci scrivono complimenti per lo scudetto meritatissimo, grazie di cuore a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Tutte scordate me anche sta facendo, quindi tutte, allora le sta facendo un po' tutte, tipo così, remake, allora dai, facciamolo dai, se riusciamo, chiedo alla regia di aiutarmi. Regia, allora intanto proviamo a vedere se Giovanni può intervenire, se no intanto proviamo a fare un super ospite, vediamo, non vi promettiamo ancora niente. Ci ha dato disponibilità un po' di ore fa, diciamo. Allora, vediamo se riusciamo. Intanto continua a cantare Liberato, un po' più soft, ora come situazione, un po' diversa dai rapper che avevano messo in campo all'inizio. E dobbiamo capire solo se la gente io questo non riesco a capire, perché vedo che Dazon non sta più dando immagini lo stadio, non vorrei che molti sono usciti, forse dopo la sfilata dei calciatori credevano che era tutto finito. Perché guarda, diciamo dalle luci non si vedono più fuggioni, no, nemmeno in curva, guarda. Io per questo dico, vabbè, l'immagine è molto stretta, quindi non lo sappiamo, però sto tentando di capire se abbiamo c'è gente allo stadio, c'è ancora gente allo stadio, non lo so. Poi le connessioni purtroppo non sono delle migliori, quindi è tutto molto difficile in questo momento. Vediamo. Che c'è? Regia, dimmi qualcosa. No, credo che la regia sta parlando con l'ospite. Allora, vediamo se ci riusciamo. No, forse sta provando con Giovanni. C'è qualcuno, non sono i giocatori, sono qualcuno dello staff, credo. Sono qualcuno dello staff che hanno gli scudetti in mano. Quindi vediamo un attimo di capire. Chi c'è? Giovanni. Allora, c'è Giovanni. Giovanni, eccoci qua, il nostro direttore. Allora, com'è la situazione?
Allora, qui a San Paolo la festa continua, caro Francesco, è stata una definizione a sorpresa di Liberato che ha intonato uno dei suoi successi più famosi, adesso sta continuando col suo pianoforte e sta salutando il pubblico, sta proprio in questo momento andando via e lasciando il palco della San Paolo, o meglio, Diego Armando Maradona allestito questa sera per la festa del Napoli. È stata una serata davvero emozionante. Dopo la partita si sono succeduti una serie di artisti napoletani, Clementino, Edoardo Bennato, Joe Lier, e poi la celebrazione della squadra con tutti sì. i membri dello staff tecnico e sportivo. Adesso proprio in questo momento si sta chiudendo la festa, lo stadio si sta svuotando, è stata davvero una serata emozionante. I giocatori del Napoli sono ancora al centro del Maradona a farsi selfie, a cantare, a ballare, festeggiando nel migliore dei modi. Una serata che resterà nella storia del calcio, una serata che resterà nella storia di Napoli. Non è mancata qualche piccola contestazione, come vi ho raccontato anche in ambienti. Sì, sì, l'abbiamo detto. Napoli, Manfredi, appena entrato, i tifosi hanno intonato il coro di Non Zatta e Giuventino. Ma diciamo, è stata solo una piccola nota di disappunto in una grande festa coronata anche dalla vittoria. Adesso proprio in questo momento i tifosi stanno cantando "Vuoi vita via", forse potete sentire. Sì, lo sentiamo, lo sentiamo, vediamo anche i calciatori se stanno uscendo. Ancora le bandiere in petto, l'hanno tutti, è davvero una serata incredibile. Mattatore della serata del 2020 e presente De Laurentiis, come al solito si è improvvisato anche il presentatore. Adesso sui macchini schermi vanno in onda i gol più belli della stagione. Insomma, una serata indelebile fuori dei tifosi partenopei. Senti Giovanni, ma i tifosi forse non si aspettavano Liberato alla fine, qualcuno è andato via anche perché fuori grotta è bloccata, comunque c'è tanta gente ancora, ma poi anche il lungomare, zona Piazza Vittoria, è ancora tutta bloccata. Allora Francesco, ho fatica a sentirsi perché qui il volume della musica è ancora molto alto, posso dire che le immagini che abbiamo visto anche dall'esterno del Maradona parlano di uno stadio circondato da una marea di gente, di persone, è davvero un fiume in pieno azzurro che vuole festeggiare Napoli. Senti la venita via intonata ancora da tutto lo stadio che si va votando dopo un pomeriggio incredibile. Napoli finalmente festeggia il suo tricolore come voleva, a casa sua, con i suoi tifosi, con la sua squadra, con tutto il mondo partenopeo, il mondo azzurro che ha raggiunto questo incredibile risultato. Bello, bello, bellissimo. Intanto direttore, stiamo vedendo anche delle immagini di Piazza del Plebiscito e Piazza del Settrento che comunque sono belli pieni. Stiamo vedendo che ancora c'è il presidente Edo De Laurentiis, Simeone in campo, che continuano a farsi vedere dalle telecamere di Dazzoni. I calciatori adesso stanno andando via perché ci sarà questa cena proprio nel ventre del Maradona con i familiari. Ecco, penso che anche Dazzon stia per chiudere questa super diretta. Noi andiamo ancora qualche minuto avanti, stiamo provando ad avere anche degli ospiti. Intanto ti ringraziamo per questo collegamento, ne parliamo poi domani. Grazie a te Francesco, è sempre forza Napoli. Faccio sentire di vita mia. Vai. Sentiamo ancora un po' le note, dai. Tanto esce anche Spalletti. Dai, si canta ancora al Maradona. È chiaro che lo stadio si sta svuotando, diciamolo. Si vede anche la scritta Napoli, quindi molti sono andati via, anche perché, ripeto, sono le 22:10 in rigorosa diretta. Intanto chi c'è? Ferrara e Parolo. È più emozionato Parolo che Ferrara. Allora, noi stiamo anche vedendo le immagini, ragazzi, fuori al Maradona non c'è spazio, soprattutto nella zona del Passo Carraio, credo che sia. Possiamo far vedere sempre queste immagini, però ripeto, noi siamo ancora un po' su piazza. Andiamo a lungomare, intanto Parolo scuote Ferrara. Andiamo sul lungomare.
dove, vabbè, insomma, sul lungomare c'è gente, ma non tantissima, perché molta gente è su Piazza Vittoria. Però guarda, bandiere, sta... magliette. Sì, bandiere e magliette, sicuro, sicuro. E molti stanno venendo, diciamo, da Piazza Vittoria e forse anche dallo stadio, e andranno poi verso la zona più del centro, e quindi si continua intanto a cantare e a saltare al Maradona. Credo che ormai, ecco, hanno acceso anche le luci del Maradona, hanno anche acceso il Maradona. Parolo sfotte Ferrara, io vedo questo, adesso non sappiamo cosa si stanno dicendo, finalmente si sono riaccese le luci al Maradona. Secondo me è un coro, la festa è finita. Un coro contro la Juve, sapete? Sì, un coro contro la Juve. Potrebbe essere. Stiamo provando, ma non lo so se ci riusciamo a fare, vediamo, un ospite. Vediamo, insomma, è anche molto tardi. Ma intanto chi sta giocando? Le vie di Orabona sono infinite. Intanto le vie di Orabona sono infinite. Ma sta giocando qualcuno stasera o no? Lecce Verona. E quanto stanno? 0-0. Ah, 0-0, vabbè. Diciamo, la partita più importante l'abbiamo vista. No, sai, dicevo, volevo capire che cosa stava succedendo. Potrebbe anche essere forse 1-0 per il Verona, perché c'è una adesso grande occasione. Una notifica. Una modifica in atto. Vediamo che cosa succede. Comunque, infatti, allora, a chi ha segnato? Lazovic? Speriamo, guarda, dammi questa gioia. Dammi questa gioia. Mi dispiace. No, peccato. Chi ha segnato? Lunge. Chi? So quello là, l'attaccante del Verona. No, mai la gioia. Mai la gioia. Ma dammi un assist, che ne so. Niente. Fammi sapere se ha fatto almeno assist. Non c'è niente. Vabbè, ok. La zona ha chiuso, infatti. La zona ha chiuso, quindi puoi anche tu. Ah, però bella questa. Vabbè, sì, perché ora la zona c'ha tutte le immagini ancora. So che da zona ha fatto tutto uno speciale, sì, su Napoli sì, su varie situazioni e via dicendo. Allora, Davide è arrabbiato, vorrebbe chiudere, anche noi vogliamo chiudere, non vi preoccupate, fra poco io intanto dico alla regia se tutta questa parte potremo poi metterla in replica subito, proprio per dare ai tifosi che casomai tornano a casa, che vogliono sentire un po' di chiacchiere. Ne abbiamo provato a fare, abbiamo raccontato tutto di quello che è successo, Davide mi dice di sì, allora, quindi ha parlato Simeone, allora io il primo argentino a vincere lo scudetto a Napoli dopo Diego. Papà è invidioso, e questa pure è bella, questa molto carina, questa dichiarazione di Simeone, e dice: le partite con Atalanta e Roma eravamo in difficoltà e le abbiamo ribaltate, poi dopo la vittoria contro la Juve abbiamo realizzato che mancava davvero poco. Io ho sempre voluto Napoli, c'era qualcosa dentro di me che mi diceva di venire qua, io ho dato il massimo per aiutare la squadra, ogni giorno ho pensato a quello, non ho mai pensato a me stesso, ero contento anche se non giocavo. Tuo padre è venuto in questi giorni solo per festeggiare con me, ha una normale relazione padre figlio, sicuramente è invidioso perché ho vinto lo scudetto a Napoli, e quindi la gioia, insomma, incontenibile di questa papà, di questo ragazzo. Venire, ne vinciamo un altro. Perché no? Allora, voglio capire se ci sono altre dichiarazioni. Allora, sì, come avevamo detto, le face game già sono in vendita con tutti i volti dei calciatori. Spalletti ancora: è vero che questa città è dei miracoli, se ci ho vinto lo scudetto io, puntini puntini, questa è un po' una battuta del nostro caro mister. E vediamo, ha parlato anche Edo: giunto gli anni fa mi disse che avremmo vinto lo scudetto, l'abbiamo fatto per noi e per il popolo napoletano. E queste un po' su tutte le dichiarazioni che adesso stanno uscendo. Ho visto piano Edo piano. Più maturato, sì, molto, molto, molto importante il ruolo anche di Edo, che è stato poi sempre con la squadra, diciamolo, sempre lui sta con la squadra. Questo è molto bello, credo, da parte ma sua. Ma è sempre stato con la squadra, sempre stato. Anzi, c'è stata sempre una presenza, anche quando le cose non sono andate proprio bene, 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 era lui che ha litigato con qualche calciatore. Però l'ho visto interagire con i calciatori, sì, diversamente, sì. No, ma con altri modi. La situazione è abbastanza serena, sono calciatori gestibili. Ma quando si raggiungono dei risultati, alla base si vince, c'è sempre una crescita di quando di si vince va sempre tutto bene. Bravo, quando si vince va tutto bene. Allora, queste sono le immagini, vedete, ancora del nostro lungomare, la parte finale del lungomare, dalla parte praticamente che poi si arriva a Piazza
del plebiscito, vedete una bella immagine del Vesuvio, tanta gente ancora in strada, sono le 22:15, serata anche abbastanza non calda, ma sicuramente non fredda, e tante persone camminano a piedi, bandiere, maglie, abbiamo visto motorini con... Tanto il nostro Diego continua a guardare tutte sul le sito del Napoli, vedi? Ma no, vai sulla è molto carina anche questa. Ah, un'altra sciarpa? Un'altra sciarpa. Ma vai a vedere un attimo su Amazon, perché poi là non paghi neanche la spedizione se sei Prime, tipo se già puoi comprare qualcosa, puoi già puoi comprare tutto, preordinare. Sì. Quindi non è. Allora, vediamo le face. Simuliamo, mettiamo la carta di molare. No, perché non c'è. No, voglio vedere se ci sono le altre cose. Non ti danno niente. Non ti danno niente, bravo. Allora, no, voglio vedere se. Ragazzi, lunedì 15 maggio per le maglie, quindi sono in preordine. 15 maggio? Vabbè, però 15 maggio. No, oggi è. No, settimana prossima. Ciao Max! Grande! Oh, la settimana prossima, sì. Massimino, grande, con la maglia del Napoli, ciao con gli a tutti, studenti. Ciao a tutti. Grande Max. Massimiliano, non può dire di no. Ma Massimiliano, ormai, lo stalkeriamo, Massimiliano. Fa parte proprio di a Club Napoli lo stalkeriamo da anni ormai. Max, è hai visto la festa? Piacere. Hai visto la festa? Che gioia ti ha dato questa festa? Gioia immensa, purtroppo, e sottolineo purtroppo, non sono riuscito a scendere in questi giorni, perché qua tra partite di campionato, play-out e quant'altro non sono riuscito a spostarmi, però spero di farlo quanto prima, perché già prima della vittoria dello Scudetto Napoli tutta azzurra, tutta addobbata, era bellissima, e adesso vorrei scendere per sentire proprio quell'atmosfera di felicità che ci sarà sicuramente in ogni napoletano. Bello, bellissimo. Francesco, vai, una domanda, vai. Grazie Max. Ma nell'altro degli altri scudetti come li hai vissuti? Sicuramente eri fuori a giocare. Come li hai avvertiti? Ma quanti ne hai visti poi? Insomma, cioè... No, tutti e due li ha visti, però come stava sì. giocando fuori? No, era giovane, però era giovane. Sì, aveva 17-18 anni, secondo me. Sì, no, io ho avuto la fortuna di vederli tutti e tre. Sicuramente. Quello dell'87 ero abbastanza giovane. 90 avevo iniziato a giochicchiare, ero a Catanzaro, però è ovvio che questo qua, quanto mi riguarda, è quello oltre, il primo è quello che non si scorda mai, no? Un po' per tutti, perché il primo bravissimo. Non hai mai vinto, e quindi è quello che ci rimarrà sempre dentro. Questo qua, per quanto mi riguarda, ha un sapore diverso, perché ovviamente sono stato a Napoli, ho giocato a Napoli, quindi hai quell'esperienza, quella maturità in più per goderti proprio in pieno questa felicità di questo scudetto. Bello, bellissimo. Mister Bacio Terracino, una domanda per Massimiliano Esposito, dai. Ma per la tua esperienza, per come senti parlare il mister, il presidente, secondo te... Il mister resterà a Napoli. E anche Giuntoli, ci aggiungo io. Che ne pensi? Che cosa pensi? Ma proprio un'impressione così, a occhio, come si suol dire. Per esperienza, perché a volte chi ha vissuto il calcio li conosce certi discorsi e certe situazioni. Sì, ma sai, io sto seguendo un pochettino e ti dico, se badiamo all'impressione, sicuramente entrambi, proprio buttata lì, ti dico, secondo me non restano. Neanche Spalletti? Nessuno dei due? No, nessuno dei due. Nessuno dei due. Però, detto questo, c'è anche da dire che, sai, adesso si dicono tante cose. Certo. C'è ancora tempo, perché il campionato comunque non è ancora finito. Secondo me
diciamo, le carte in tavola si possono mischiare e cambiare. Poi sappiamo benissimo, lo sapete anche voi perché l'avete avuto lì a stretto contatto, il mister è un grandissimo comunicatore, quindi certo. Magari fa passare un certo tipo di messaggio per tenere un po' sulle spine tutti, per far sì che il presidente magari si spinga anche a prendere qualche altro giocatore per continuare a vincere, perché no, e per continuare a fare qualcosa in più anche nell'esperienza Champions. E se quindi... una piazza per Giuntoli, quale potrebbe essere secondo te? Ah, io spero non per lui la Juve. Bravo, bravo Max, bravo Max. E a lui conviene andare in una piazza dove c'è tanto disordine e lavorare probabilmente male, invece dove tu ora stai a Napoli e puoi lavorare con la tranquillità e tutto il resto appresso che ti porta uno scudetto, no? A lavorare meglio. Anche le porte si aprono più facilmente quando vuoi andare a prendere un calciatore, non lo so, conviene a lui in questo momento? No, ma sai, guarda, io mi metto un po' nei loro panni, ovviamente le valutazioni da fare adesso sono queste, resto a Napoli in una società dove si è progettato e finalmente si è riuscito a vincere qualcosa e questo progetto mi porta forse a vincere dell'altro, ho vinto a Napoli, resto nella storia e vado altrove così mi ricordano per sempre. Bravo. Queste sono secondo me le due valutazioni che possono fare sia Spalletti che Giuntoli. No, cioè, come hai detto tu, io non me l'aspettavo, cioè, nel senso che sei molto convinto da quello che ci dici, però come hai detto tu le cose possono cambiare. Però significa che per De Laurentiis c'è da riprogrammare tanto, anche perché questo gruppo si butterebbe nel fuoco, si è detto, sai, per esempio per Mourinho, per altri allenatori, questo gruppo si butterebbe nel fuoco per Spalletti. Cioè, oggi... chi vai a prendere al posto di Spalletti, Max? Italiano. No, ma dai, no, ti prego. No. Per la felicità di Molano. No, ti prego, no. Guarda, preferisco Max, ma 10 volte Max Spo, Max Spo, ma assolutamente Max. Ma vieni tu, cioè, se deve venire italiano, ma vado io sulla panchina, ma non me lo dite neanche per scherzo. No, facciamo da Massimiliano. Facciamo da Massimiliano, no, no. Io faccio il secondo, di Massimiliano. Va bene, ok, dai. No, Max, se cioè... Se aggiunto li faccio il direttore. Va bene, abbiamo fatto. Aspetta, però fatevi sentire, abbiamo fatto il triculato. Un anno, due anni. Calma. Due anni. Facciamo Max, ma, cioè, chi viene adesso? No, vabbè, ma come avete detto anche voi, prendere un altro allenatore significherebbe comunque ripartire un po' da zero. Quindi è ovvio che anche lo stesso De Laurentiis, se vuole continuare la crescita di questo progetto, deve far sì che tutte queste pedine o buona parte di queste pedine che hanno vinto lo scudetto restino a Napoli. È ovvio che se vuoi vincere di più devi anche prendere qualche altro giocatore, però io credo che quest'anno sia un po' da esempio, no? Nel senso che siamo partiti già quest'anno, come ha detto anche il capitano Di Lorenzo, nessuno credeva in loro, è la verità, perché mi ci metto in mezzo anche io. Sentendo i nomi in partenza e quelli in arrivo, le speranze sinceramente erano pochissime. Invece sono stati bravi, il mister è stato bravo, il mister ha cambiato la mentalità di noi napoletani, ci ha fatto vedere le cose forse in maniera diversa, proprio come dicevo prima, con la sua metodologia, con il suo modo di parlare, e
il tifo è stato più vicino alla squadra, è vero che si è partiti subito pronti via, già primi in classifica, però ecco, bisogna far rimanere l'allenatore, bisogna far rimanere il direttore, ma devono rimanere anche gli uomini chiave di questo Napoli, a partire da Osimhen, perché già se dovesse partire lui e dopo prenderne un altro che sostituisca Osimhen non è facile, ma non tanto sotto l'aspetto, diciamo così, del giocatore o delle caratteristiche, ma perché lui con il tempo quest'anno secondo me è diventato proprio l'uomo simbolo di questo Napoli, il giocatore da seguire, no? quel giocatore di carisma che magari anche negli altri anni cercavamo e non si riusciva a trovare. Quest'anno invece lui è stato proprio un trascinatore vero e proprio. Eh sì, ma ce l'hai un nome? Dai, così giochiamo a fantacalcio, che nome, che, cioè, facciamo finta fantallenatore, che ce l'hai un nome? Dai, insomma, no, io spero Massimiliano Esposito, però dai, dimmelo, dai. No, ma io ti ringrazio, ma mi tengo i miei giovani che mi danno il mio bel da fare. So. Però ce l'hai un nome anche... che secondo te potrebbe venire? Ma guarda, io conosco molto bene Vincenzo Italiano, ci ho giocato anche assieme, so quanta passione ha. E lui sicuramente è un predestinato, è giovane, sta facendo bene a Firenze con ovviamente con il materiale che ha. E, se dovessi scegliere così su due piedi un allenatore sicuramente in questo momento più pronto di Italiano e che sta facendo anche molto bene tuttora è Roberto De Zerbi. De Zerbi è un'idea sicuramente. Sono d'accordissimo con te. De Zerbi è una bella idea. Però si dice che balla Juve, Non lo so, ecco. Però De Zerbi è una un altro bella livello, idea. No? È più De Zerbi è una bella idea per me, questo sì. Questo sicuramente. Vabbè. Max, ma qualche aneddoto di quando stavi a Napoli? Glielo chiede sempre, il nostro... No, io a lui è le volte che ci parlo. Vai. E poi, scusami, se pensi che Spalletti sia l'allenatore più importante della storia del Napoli? Più di Bianchi? No, non sono d'accordo. No, vabbè, ma guarda, per quanto riguarda gli allenatori, è ovvio che ognuno ha la sua storia, soprattutto chi ha vinto rimarrà, no? Nella storia, rimarrà nei nostri ricordi per quello che ha fatto. È ovvio che non si possono dimenticare gli allenatori che hanno vinto lo scudetto. Oggi diamo risalto ovviamente a Spalletti perché è da pochissimo vincitore di questo terzo scudetto. Io spero di ricordarne ancora altri perché bravo, questo progetto bravissimo. Di De Laurentiis continui a farci vincere e a farci gioire. Io quello che sto vedendo anche nei festeggiamenti in televisione è il ricordo di Diego che è veramente è ovunque. Sì, no, ti dico anche che la pagina ufficiale, scusami Max, la pagina ufficiale proprio di Maradona su Facebook ha messo una vecchia immagine di Diego quando venne al Maradona ultimamente che fa con la mano a forma di tre e quindi ha scritto non è una coincidenza, quindi su Facebook la puoi vedere. È veramente bellissima. Eccola qua. Sì, l'ho vista. È veramente incredibile. La pagina ufficiale di Diego è chiaramente curata da tutto uno staff, però metterla così è veramente spettacolare. Va bene. Max, noi ti ringraziamo. No, io gli voglio strappare una promessa. È che deve venire qua. Siccome Massimiliano... Lo stalkeriamo e quindi mi fa piacere perché è una persona veramente squisita.
come pochi, molto umile, devo fargli i complimenti. La prossima volta che vieni a Napoli ti vengo a prendere ovunque tu sia. Bravo, esatto. E ci portiamo pure mezz'ora, un po' qua. Ciao Max, no, grazie. Io, non mi stalkerate assolutamente, è sempre un piacere stare con voi, è un piacere grazie. Assolutamente parlare del nostro Napoli. Cercherò di mantenere la promessa, quanto prima devo venire a Napoli, quindi teniamoci in contatto, che mi farà molto piacere venire in studio. Grazie a Max, ciao mister, grazie. Allora, sono le 22:31, credo che abbiamo fatto una lunghissima diretta, siamo già in onda da siamo più o meno vicino due alle ore 30, alle 30 sì, ore. No, ormai alle 30 quasi ore stiamo superando stiamo superando la diretta di Michele Pezzi. Esatto, bravo. Meno male che ha vinto lo scudetto. Se no dovevamo andare avanti. Allora, la regia mi dice che subito dopo, sul canale 77, rivedrete quello che è il nostro inizio. Racconteremo ancora, rivedrete delle immagini, vedete un po' le chiacchiere che ci siamo detti. Noi torniamo domani alle 15:30 regolarmente, e domani il titolo già ce l'abbiamo, giù le mani dal nostro Napoli assolutamente. È chiaro che parleremo tanto anche di Spalletti e di quante altre cose. Grazie a Francesco Rabbona. Grazie a voi. Grazie di cuore con te, ci vediamo mercoledì. Grazie a mister Bacio Terracino anche con te. Sì, ci vediamo Bacio Terracino, ci vediamo mercoledì anche con te. Diego, sei sempre online, live con me, come al solito. Grazie Diego. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie perché veramente Diego fa grandi cose per il Club Napoli, oltre ad avere portato gli amici di De Luca Gioielli, ma tante cose. Io già pianto per lo staff. Napoli, gentilmente, non mi fa no, prossima volta sennò porta i regali per tutti. Regali per tutti, bravo. Pizze per tutti. Pizze per tutti. Grazie a Davide e regia che abbiamo trattenuto un'altra mezz'ora oltre a quello che dovevamo stare. Quindi grazie di cuore a tutti, grazie a chi ci ha visto, chi ci vedrà adesso in replica. Domani, lunedì, ore 15:30, ritorna Club Napoli All News e avremo lo scudetto anche noi nel nostro cuore, e poi piano piano lo vedrete anche nel nostro logo. Grazie a tutti, forza Napoli e ciao da Campioni d'Italia. Buonanotte a tutti. Buonanotte.